Amici telespettatori, tra poco l'ultima, l'ottava puntata del Senso della Vita. Carta canta, questa è la scaletta di quest'ultima puntata, ma prima di leggerne i contenuti, prima di addentrarsi nei meandri di cotanta ricchezza, voglio ricordarvi, ne vero, per tutti quelli che se lo sono perso o per quelli che hanno piacere di rivederlo, alcuni frammenti affascinanti del nostro settimo appuntamento, quello di domenica scorsa. Prego. Eccolo, eccolo. Va bene, un po' tormentato. Ma stai fighissimo. Per cui tu entri da lì, c'è tutta questa chiacchierata con Paolo, che siete uno di fronte all'altro, poi Paolo ti dice una cosa e quindi le togliamo di introduzione. Un monumento della cultura popolare italiana. Oh, come si sta da monumento? Come si vive da monumento? No, io penso sia, oddio, è anche un po' iettatoria però la cosa, il monumento. Però no, potrebbe essere, no, e poi c'è sempre il problema c'è sempre il problema dei piccioni. Dei piccioni. Lo so, lo so. Puoi cantare di qua o di là, poi in realtà gli impianti sensano dappertutto. Senti, no, ma tanto io so. Ok. Sulla prima parte dovresti seguire un po' di più il pianoforte e alzargli anche un po' più la tastiera. No, abbassargli la tastiera. La domanda che noi facciamo sempre, qual è attualmente il tuo senso della vita, in parte in questa esecuzione del nostro concerto? Ogni tanto credo che lo scopo sia quello di riacquisire una certa innocenza. E questo credo valga la pena proprio di vivere tutte le parti della vita, anche quelle che sono gli ultimi capitoli di un libro, quindi della vita di ciascuno di noi, perché la cosa bellissima potrebbe essere, o sarebbe, insomma, di salutare questa meravigliosa esperienza che è la vita dicendo e alzandosi dicendo sono innocente. Ciao Stefano. Bentornati amici degli spettatori, grazie per essere ancora in nostra compagnia al Senso della Vita. Di una donna con la quale ho condiviso tante di quelle avventure professionali che non saprei da dove cominciare, con la quale mi sono divertito, che è molto brava, che è Antonella Greci. Buonasera, buonasera, buonasera. I fiori, Gianni Morandi, il Festival di Sanremo. Beh, per Bacco che perspicace. E mi vengono in particolare in mente due festival. Il primo, quello che ho fatto con te nel 2005. Ed io mi ricorderò sempre la telefonata che mi fece Paolo quell'estate. Mi disse, ti andrebbe di fare il Festival di Sanremo con me? Io pensavo scherzasse, ho detto impazzito, avrò fatto una delle sue battute. E ricorda che cosa mi dicesti, che era una donna normale, che era una donna vera, e che ti piaceva l'idea di portare un po' di realtà sana e così verace, no? E anche come ero io, insomma, come sono sul palco dell'Ariston. Tutte noi donne sogniamo di avere una storia come questa, però come sempre le storie come queste... Tutte voi donne sognate quest'uomo da amare, poi però meno male congelato o butti... No, ecco, il problema è... Ne troviamo un altro perché... Il problema è che queste qua sono storie così belle perché poi...
hanno una fine repentina. Mia mamma mi diceva sempre: Antonella, non esistono solo le passioni, perché la passione dura un paio d'anni, tre anni, poi devi coltivare l'amore, è un lavoro, è una... Ed è vero che è così. Certo. Ecco, questa è un'immagine che a me commuove molto, perché è la mia mamma e sono io. È stata una grande mamma, quello che io sono lo devo molto a lei, soprattutto come cuore, come valori, come quello che mi ha insegnato. Anche una parola che adesso non si usa più, per bene, che mi piace però. Sicuramente sarebbe stata contenta di quello che sono oggi e sarebbe stata una nonna fantastica. Peccato che la mia bambina non potrà averla. Cicocò, tre civette sul comò, che facevano l'amore con la figlia del dottore. Il dottore si ammalò. Non è il dottore. Ambravacci Cicocò, tre civette sul comò, che facevano l'amore con la figlia del dottore. Il dottore si ammalò. Ma guarda che era ammalò, era. Io non ricordo, si ammalò. Ma si arrabbiò. E si ammalò. Si ammalò. Ambravacci Cicocò. Oh, scusi. Ma porca miseria. Ma una volta che lo sapevo. Per me si ammalò. Ma vergognati. Bene, questo quanto per quello che riguarda la scorsa domenica. Ed eccola qui la scaletta di questa sera. Siete desiderosi di sapere di cosa si tratta, eh? Sì! Avete così la febbre che vi mangia da dentro. Che c'è sta stasera? Con chi ci fai parlare? Chi ci fai sentire? Chi c'è? Chi non c'è? Lei, dica la verità, vuole saperlo? Solo lui. Lei vuole saperlo? Si alzi e dica sì, lo giuro. Ah, lo giura. Allora, questa sera avremo il piacere di incontrare, dopo un'operazione particolare che ha subito alla gola, torna a cantare la voce di una delle più grandi rock band italiane, i Negramaro, Giuliano Sangiorgi. Per la gioia delle ragazze qui presenti, ma anche qui del reparto 6 gennaio, Riccardo Scamarcio. Poi parleremo di sincronicità, parleremo con Roberto D'Agostino, parleremo di una storia molto dolorosa, ruvida, pesante, che riguarda un'esperienza di infanzia all'insegna della fede deviata e della pedofilia, con una delle superstiti dei figli di Dio, Amorina Winkler, i bambini di Dio, è una setta religiosa che, insomma, una storia abbastanza tosta, ma soprattutto questa sera, se avrete voglia, quando cominceremo la puntata, cominceremo in una maniera insolita e parleremo di un problema che sembra non esserci, ma che abbiamo già cominciato ad affrontare, almeno noi che lavoriamo insieme da tanto tempo, dal 2003, in una lontana domenica in, ma ve ne parlerò, un problema che potrebbe diventare lo scoglio più arduo da superare nel futuro, il problema dell'acqua. A tra poco, al senso della vita. Thank you.
e benvenuti agli studios sulla Tiburtina per l'ultimo appuntamento con Il Senso della Vita. Saluto il pubblico a casa, il pubblico presente, molti giovani vedo schierati che hanno sicuramente riconosciuto questo brano che ci accompagna dalla prima puntata, che accoglie sì me ma poi accoglie tutti gli ospiti che intervengono alla nostra trasmissione. Questo è un brano dei Verve, si intitola Bittersweet Symphony, la sinfonia dolce amara, e come sapete noi iniziamo ogni puntata citando alcuni passaggi di uno stralcio, di un monologo lasciatoci in eredità da qualche grande. Beh, sono proprio alcuni frammenti del testo di questa sinfonia dolce amara che vorremmo questa sera voi ascoltaste e con i quali aprire questa puntata. È una sinfonia dolce amara questa vita, e mentre cerchi di far coincidere gli estremi diventi schiavo del denaro e poi muori. Ti porterò sull'unica strada che io abbia mai percorso, quella che ti conduce nei luoghi in cui tutte le cose si ritrovano. Non ho mai pregato, ma stasera sono in ginocchio e ho bisogno di sentire suoni che mi facciano riconoscere il dolore che è in me. Lascio che la mia melodia risplenda, che purifichi la mia anima. Mi sento libero ora, ma le strade sono pulite e non c'è nessuno che canti per me. Solo sesso e violenza, melodia e violenza, melodia e silenzio, melodia e silenzio. Tra i tanti ringraziamenti di questa sera, mi permetto di ringraziare una new entry di questa edizione del Senso della Vita, il maestro Marcello Sirignano. È l'ultima puntata, vi ho detto, ed è una puntata diversa in parte dalle altre, una puntata nella quale potrebbero accadere cose assolutamente nuove, insolite, particolari. E vogliamo proprio iniziare in una maniera diversa da tutte le altre puntate. Guardate queste immagini, guardate questo filmato. Children waiting for the day they feel good. Happy birthday, happy birthday. And to feel the way that every child should. Sit and listen, sit and listen. Ecco, 8 anni fa, nel 2003, durante una edizione di Domenica In, nella titubanza dei dirigenti RAI di allora, ci permettemmo di affrontare un argomento che, come leggete sui giornali, è diventato di tremenda attualità, ma che allora nessuno prendeva in considerazione. Parlammo di acqua. Perché volemmo toccare in una trasmissione di intrattenimento leggero pomeridiano un tema come quello? Perché ci accorgemmo di una cosa, che quella che sarebbe stata, pensavano tutti, la guerra del futuro, quella per l'oro nero, invece stava diventando un'altra guerra, quella per l'oro blu, cioè per l'acqua. Nel 2000 all'AIA, nella conferenza, una conferenza all'AIA sulla costituzione dei diritti dell'uomo, erano presenti anche molte multinazionali, venne fatto un piccolo, venne messo in pratica un piccolo escamotage, venne cambiata una parola. La parola era diritto, in quanto nei diritti dell'uomo c'era il diritto all'acqua. Quella parola diritto venne trasformata in bisogno. Solo un piccolo cambiamento in mezzo a fiumi di altre parole. Eppure tutto stava cambiando nell'universo. Perché? Perché il diritto è inalienabile, il bisogno invece appartiene alle regole del mercato ed è una necessità, per cui l'acqua non è più un tuo diritto ma te la devi andare a comprare. Beh, ci abbiamo visto giusto. Ancora oggi una gran parte del mondo non ha accesso all'acqua potabile. Milioni di persone, soprattutto bambini, muoiono ogni anno per dissenteria a causa di batteri contenuti nell'acqua contaminata. Durante la tragedia dello tsunami in Asia del 2004 e dell'uragano Katrina negli Stati Uniti, un ingegnere inglese assiste impotente alle immagini televisive delle folle di profughi in attesa per giorni di un semplice bicchiere di acqua pulita. Colpito dal fallimento delle agenzie di aiuto internazionale, decide di fare qualcosa al riguardo e inventa un piccolo
e stupefacente prodotto in grado di risolvere questo immane problema con un costo irrisorio. Siamo orgogliosi di poterlo presentare qui al Senso della Vita nel nostro ultimo appuntamento e di aprire proprio con questo argomento. Con questo piccolo accorgimento si possono salvare milioni di vite umane. A raccontarcelo è il suo inventore, ideatore, il professor Michael Pritchard. Grazie. Thank you very much. Grazie mille a tutti. È un onore essere stato invitato qui oggi dal signor Bonolis, quindi la ringrazio molto, Paolo. Paolo oggi mi ha chiesto di parlare di acqua e so che è un argomento che gli è molto a cuore. In passato ho parlato molto di statistiche e di fornitura di acqua potabile a tutti, ma il messaggio non sembra passare. E io penso di aver capito il perché. Perché secondo la nostra mentalità, l'entità del problema sembra troppo grande perché si possa contemplare una soluzione. E allora noi stacchiamo la spina. Noi, i governi e le organizzazioni di aiuto. Beh, oggi vorrei mostrarvi che con una mentalità diversa il problema è stato risolto. E comunque, da quando ho cominciato a parlare, in tutto il mondo hanno contratto la diarrea altre 13.000 persone e sono appena morti 4 bambini. Ho inventato la bottiglia Lifesaver perché ero arrabbiato. Io, come molti di voi, il giorno di Santo Stefano del 2004, me ne stavo seduto a guardare in televisione le notizie devastanti dello tsunami che avanzava in Asia. Nei giorni e settimane successivi, la gente fuggì verso le colline, costretta a bere acqua contaminata pur di sopravvivere. Fu una cosa che mi colpì molto. Poi, pochi mesi dopo, si abbatté su una parte dell'America l'uragano Katrina. Va bene, pensai, questo è un paese del primo mondo. Vediamo che cosa riescono a fare loro. Primo giorno, niente. Secondo giorno, niente. Lo sapete che ci sono voluti 5 giorni per far arrivare l'acqua al Superdome? La gente sparava per strada per avere un televisore e un po' d'acqua. Fu allora che decisi di dover fare qualcosa. Nelle settimane e mesi successivi trascorsi un sacco di tempo in garage e anche in cucina, con grande delusione di mia moglie. Ma alla fine, dopo il fallimento di alcuni prototipi, sono finalmente arrivato a questa bottiglia Lifesaver. Facciamo una dimostrazione, Paolo. Siamo nella favolosa città di Roma. Io sono andato nel fiume Tevere e mi sono andato a prendere un po' d'acqua da lì. Poi sono uscito anche qui fuori dallo studio, dove c'è uno stagno, ho preso anche lì un po' d'acqua, eccola qui. Però se ti trovi in mezzo a una zona alluvionata del Pakistan, magari l'acqua non ha questo aspetto. E allora sono andato a prendere altre cose da aggiungere qui. La prima l'ho presa dal mio stagno, dove abito. Annusa un po'. Mazza, dove abita? It's an old pond. È uno stagno un po' vecchio. Okay. So I'm gonna pour that in there. Ecco, la verso qui. Okay. I've then gone and got some runoff. E poi ho preso dei liquami fuoriusciti da un depuratore. Ecco, ci li aggiungo adesso. E poi un altro po' di cosette qui, qui e là. Ecco qui, le metto. E poi c'ho un regalino che mi ha fatto un mio amico coniglio.
cacca? Yes. Sì. Ok. So, the Lifesaver bottle works. La bottiglia Lifesaver funziona in modo molto semplice. You just scoop the that's not dirty enough. Non è abbastanza sporca però ancora. Okay. Ecco qua. You scoop the water up. Basta raccogliere l'acqua. You use a jug just to show oggi you. Userò una caraffa solo a titolo dimostrativo. Let's get some of that poo in there. Ecco, mettiamoci dentro un po' di quella cacca. Okay. So, I'm gonna pour it in there. Ecco, la verso qui dentro. Do you wanna drink it? Vuoi bere? No, ancora non vuole bere. Beh, se serve. Yeah. So, you just give it a few pumps. Ecco, si dà qualche pompata okay. Così. That's all that's needed. Serve solo questo. Now, could you hold the glass for me, Paolo? Ora, Paolo, mi tieni il bicchiere un attimo. Okay. So I have to be quick. Devo fare velocemente adesso. As soon as I pop the tea, non appena aprirò il tappino. Sterile drinking water is going to come out. Uscirà fuori acqua sterile potabile. So quindi dovrò fare svelto. You ready? Pronto? Whoa. Ecco that qua. Is safe, acqua sterile, sicura, drinking water. Sterile e potabile. Cheers. Cin cin. Hey, what do you think? Che ne pensi, Paolo? Forza, okay. Forza, va, non c'è problema, vai, buona. Congratulazioni. Someone keep an eye on him. Qualcuno lo tenga d'occhio durante la puntata, eh? Ok. Sempre così. Sono ancora vivo, scherzavo. Prego, prego. Possiamo usare la bottiglia Lifesaver oppure una di queste. Una tanica Lifesaver. La stessa tecnologia della bottiglia, ma in una tanica. La tanica tratta 25.000 litri di acqua. Una quantità sufficiente per 3 anni per una famiglia di 4 persone. A un costo di circa 0,5 centesimo al giorno. Insomma, attraverso una diversa mentalità e trattando l'acqua presso il luogo di utilizzo, mamme e bambini non dovranno più camminare 4 ore al giorno per raccogliere un'acqua che potranno invece ottenere da una sorgente vicina. So with just $8 billion, così, con soli 8 miliardi di dollari, potremo raggiungere l'obiettivo del millennio di dimezzare il numero di persone senza acqua potabile. Per dare un'idea, il governo inglese spende circa 12 miliardi di sterline all'anno in aiuti all'estero. Ma perché fermarci qui? Con 20 miliardi di dollari tutti potrebbero bere l'acqua potabile. E i 3 milioni e mezzo di persone che soffrono ogni giorno in conseguenza di questo e i 2 milioni di bambini che muoiono ogni anno potranno vivere. Grazie. Thank you, sir. Thank you so much. Mr. Preacher. Thank you. Thank you again. Prego, grazie. Thank you.
Stefano Di Battista, Jets Quintet. Questo brano era Any Home, peraltro scritto dal nostro pianista Roberto Tarenzi. Bravo, bravo Roberto, grazie. Oh. Quando la realtà sembra assecondare ogni giorno quella legge non scritta per cui al peggio non c'è mai fine, spiare dal buco della serratura sembra diventata una necessità, una sorta di il mezzo privilegiato per raccontare ogni giorno il ciclo storico in cui sembra essere entrato il nostro paese, dopo l'età della pietra, l'età dell'oro. Siamo all'età della monnezza e con noi questa sera è Roberto D'Agostino, meglio noto come Dago, ovvero il cuore e la mente del sito Dagospia, il mezzo più credibile per conoscere quanto ormai sia incredibile questa realtà. È il Cafonal, che è il titolo di una tua rubrica, oltre che di tuoi due libri, è il titolo dove mostri il lato più volgare del volto dei potenti. E si può considerare... Ecco, Cafonal vorrei dire che non ha niente a vedere con Cafone, eh? Mm-hmm. No, è un'altra storia. È come, da partire dagli anni Ottanta, la vita di ciascuno di noi, anche compresi qui presenti, è tutto che si muove. E, che probabilmente la nostra vita l'abbiamo venduta. Cioè, lo slogan potrebbe essere: io sono la mia fiction. Ognuno di noi, nel vuoto ideologico, storico, eccetera, che è successo a partire dagli anni 70 in poi, ovviamente non avendo più ideologie, né forti né deboli, né ideali, a un certo punto nemmeno idee, cosa ci è rimasto a tutti noi se non se stessi? Cioè, la rappresentazione del sé è diventato l'unico motivo per cui vale la pena vivere. Quindi io vendo la mia vita, no? Affinché possa diventare una star. 5 minuti, 1 minuto, ma anche 30 secondi. Tutto questo cafonalizzazione che noi abbiamo intorno a noi, compresi qui presenti, come sono combinato, è quello, è la paura di non essere vivi, la paura di non esistere, che attanaglia tutti noi. Spiare dal buco della serratura è un piacere che tu ormai coltivi da 11 anni. Per sapere cosa stanno architettando i poteri forti, si legge Dagospia, anziché organi di informazione più seri. Ma tu avresti mai pensato che potesse andare a finire così, che tu diventassi più credibile di ogni potere di cui sveli retroscena? Ma il problema è questo. Secondo me oggi abbiamo questo paradosso. Ci abbiamo un'informazione senza notizie, no? Poi ci abbiamo una informazione senza carta, cioè internet. Quella è diventata l'informazione cartacea, purtroppo, una volta che è finita in mano a dei proprietari, che sono i poteri forti poi del paese. Cioè, se uno entra nel Corriere della Sera, tipo Rotelli, no? Proprietario di tante cliniche lombarde, e ci butta 200 milioni di euro, 200 milioni di euro, della Valle, quell'altro, tutte le banche dentro i giornali. Che c'entrano una banca dentro un giornale? Bene, a un certo punto quei giornali chiaramente non avranno più quell'agilità o libertà di scrivere dei loro 17, come nel caso del Corriere, no? Soci, o Repubblica con De Benedetti, o il Messaggero con Caltagirone. Cioè, noi vediamo che a un certo punto, dopo Tangentopoli è successo soprattutto il boom, no? Perché i poteri forti, per la storia delle tangenti, Mazzetta e compagnia varia, hanno visto che erano un po' succubi, erano sotto schiaffo della magistratura. Ecco che allora sono entrati nei giornali, cerchiamo di difenderci. E lì c'è stato una folla di persone che hanno buttato soldi che non renderanno nulla, perché buttare i soldi dentro questi giornali è tranquilli, cioè sta solo la minusvalenza, no? Quello è poco ma sicuro. Quindi il risultato qual è? Che però hanno una protezione, quindi per ormai non escono notizie. Non uscire notizie, alla fine anche i lettori si sono stancati. Oggi ho anche stancate anche di vedere la televisione, dove la notizia oramai è diventata l'uccello di bosco, parlano solo di cronaca nera. Perché parlo solo di cronaca nera? Perché non danno le notizie. Cioè, quando finalmente succede qualche delitto, oppure qualche fattaccio come internazionale come quello di Bin Laden, tutti che riempiono,
Però intanto il mondo va avanti, le notizie vanno avanti, alla fine arrivano le nostre bollette del gas, della luce, paghiamo la benzina, cioè quelli sono i poteri forti, sono quelli che poi ci portano via lo stipendio. Quindi noi siamo tutti ben felici di proporre, no, questi grandi fatti di cronaca per nascondere gli altri. Cioè la cosa più semplice è fare un telegiornale con la cronaca, no? Hanno ammazzato quella, certo, di qua, quella Rosa e Olinda, bla bla, riempiamo tutto questo. Però vogliamo parlare un attimo delle banche che vanno tutte ricapitalizzate, vogliamo parlare di società come Parmalat, vogliamo parlare dei Gresti, vogliamo parlare, parliamo di Generali, Mediobanca, parliamo di queste cose qui? No. Quello non, è, non troviamo queste notizie. Allora il problema fondamentalmente è stato questo, quello di mettere in rete, no, queste benedette notizie. Ciò che è celato. Ovviamente, parliamoci chiaro, io vorrei dire a tutti che non esiste la verità. No? Esiste la fede, ma non la verità. Cioè, quello che il giornalismo è un punto di vista. Parliamoci chiaro, io esprimo un punto di vista, non sto dicendo di scrivere io la verità che gli altri non mettono. Io metto un punto di vista e basta, che può essere sia più o meno verosimile, più o meno vero, a volte infondato, chiedo sempre scusa, eccetera, eccetera. Poi il problema fondamentale qual è? Che le notizie in tempo reale, cioè il giornale di carta è già un cadavere quando lo compriamo, cioè racconta fatti già avvenuti. Internet ti dà quello che sta succedendo in questo momento. È l'eccitamento maggiore di tutti noi essere online, essere in connessione. È tutto un mondo, c'è, cioè anche mio figlio. Io ho smesso di andare di fare televisione perché mio figlio non vede la televisione. Io non so quante pippe ho scritto su Popper, cioè sulla cattiva maestra televisione, la televisione che avrebbe distrutto la nostra vita. Mio figlio ha 16 anni, c'ha il computer, basta. Non sa manco che cos'è Rete 4 o Rai 3 o tutte queste cose. No, non ci va, non esistono per lui. Può vedere una cosa, on demand, scarica e amen. Cioè è quello che a volte noi abbiamo scritto, tante, abbiamo fatto tante di quelle prediche su un mondo che sarebbe finito travolto dalla televisione, dai mass media e qua di là. Alla fine arrivano nuovi mezzi tecnologici che creano altri mondi. E quindi oggi abbiamo qualcosa che siamo solo noi vecchi. Noi so che ci sta, i telemorenti chiama Boncompagni. I telemorenti. Boncompagni chiama i telemorenti. Siamo tutti telemorenti perché poi gli altri vivono su altri mondi. Non è che stanno lì la mattina a parlare di Berlusconi. Certo. Ecco che Dagospia, che non nasce per questo scopo, io infatti il fallimento della mia vita è Dagospia, questo è il paradosso, in quanto il sito nasceva solamente come mio gioco, dopo che mi è stata chiusa una rubrica su un giornale, su un settimanale, pensavo di poter fare, che cosa? L'arbasino dei poveri, no? Cioè che sempre io ho copiato, ho tentato i miei grandi maestri, no? Di fare un po', perché poi i grandi libri, di Proust, Ricerca del tempo perduto, I fratelli d'Italia di Arbasino, sei capolavori che, personali, in fondo sono scritti da due portinai. Qualcuno ha sostenuto che il tuo lavoro è ormai un ingranaggio della macchina del fango, cioè tanto che si dice che quando qualcuno vuol far circolare una notizia non si può diffondere in modo ufficiale, che non si può, la si dà a Dagospia. Beh, succede che molti usano Dagospia, ovviamente, anche perché me le notizie me le dà della gente, no? Non è che me le dà l'uccellino. Quindi chiaramente chi viene colpito dice, ah, questa è la macchina del fango. Oramai la critica è diventata subito, si trasforma subito in macchina del fango. Appena uno dice, guarda, a me secondo me questo libro fa cagare, ecco la macchina del fango. Che è un modo discreto per sottolineare che non ti sia piaciuto. Eh? No, dico che è un modo discreto. Sì, vabbè, c'è scritto con i piedi, quello che vuoi tu. Cioè la macchina del fango, ogni cosa, tu faccio un'inchiesta, no? Ah, per questo è giornalismo d'inchiesta. Poi quello che viene colpito dice no, questo è la macchina del fango. Allora si devono mettere d'accordo. Cioè, allora le grandi inchieste, ad esempio, che ci ricordiamo l'Espresso, noi un po' più vecchietti ci ricordiamo i grandi, certo, che fece Scalfari, Lino Iannuzzi, che Nazione Infetta, Capitale Corrotta. All'epoca i democristiani che erano coltrafitti da tutto ciò, il Piano Solo, tutti questi tentativi, erano anche loro accusavano che era la macchina del fango. Oggi ci stanno
quelli del gruppo Espresso che dicono agli altri che la macchina è fango. Ovviamente tutta questa storia del fango, no? È solo un protesto politico che riguarda gente che vive ancora in un mondo, in una bolla, che prima o poi scoppierà. Ti è mai venuta voglia di dire basta? Basta, basta, basta. Quello capita che ogni 5 minuti uno di basta, non è quello. Ma non cambia granché. Però chiaramente il nostro piacere della vita è anche quello di andare contro noi stessi, è quello di avere una sfida, che ne so. Poi alla fine sto sempre travolto da questo maledetto sito, fino in galera per questo sito, però tanto non c'è niente da fare, perché alla fine non serve. Io guarda, veramente questo sito nasce perché gli altri l'hanno fatto diventare questo, diciamo, cassonetta, tanto per andare incontro ai miei nemici. È vero, perché loro non mi hanno mandato tutte quelle notizie, non trovavano spazio in altri organi di stampa. Ma allora questo serpentello del pettegolezzo alla fin fine piace? Cioè, ragazzi, ma scusate, io non capisco, la nostra vita è fatta di storie. Cioè, la mia vita è raccontare storie. Poi chi chiama pettegolezzi, gossip, malevolenza, dicerie, chiamatele come volete, però noi senza le storie non esistiamo. Grazie a Roberto D'Agostino. Stai Robby, grazie. Grazie a Roberto D'Agostino. Il maestro Luca Laurenti. Eccolo di è. Buonasera a tutti. Mi perdoni, Prego. Ma un attimo prima di entrare la guardavo con la coda all'occhio e stava rimettendo a posto tutta la masserizia. Sì, sì, beh, perché è primavera. Perché a primavera se ne va libera e festosa. Sì. Oh, senta, l'ho detto, venga subito. Anche perché c'è una classifica un po' particolare questa sera, una classifica molto particolare questa sera. I tre buoni motivi. Amoso tre. E certo, cinque non abbiamo trovati. Ah. Per essere Luca Laurenti. Ma non ci credo. Ma che roba è? Lei se la sente di affrontare se stesso? Ma la dovrei fare io a te. Se la sente di entrare nel tunnel della sua vita, di sbirciare là dove il suo subconscio le morde e le erode dalle viscere? Potresti spaventarti. A tra poco, a me vuole fa così, me ne cago sotto, vedi la verità. Potresti avere paura. Allora, bentornati amici dello spettatori, grazie per essere ancora in nostra compagnia al senso della vita. Siamo pronti per una classifica molto particolare. Tre buoni motivi per essere Luca Laurenti. Cinque non ce n'erano, però tre c'erano. Ecco. E al terzo posto tra i tre buoni motivi per essere Luca Laurenti... Moseca! Scolane, per favore. Certo. Allora, è facile. Qual è il terzo buon motivo per essere Luca Laurenti? Il motivo di bronzo, diciamo. Quello lì è... Chi è? È l'altissimo. Certo, se parlavamo dei Magalli facevo un po' così, dico... È l'altissimo, cioè... È il sole. È il sole. Sì. Più comunemente conosciuto come... Gesù, è il Cristo. Che è? Chi è? Il Cristo. E cioè è il, nell'accezione cattolica, così, è il... È il Nazareth, È il Nazareth. Beh, il Nazareth è un istituto femminile che no, sta... è il Nazareno. Cioè... È il Nazareno, cioè è chi? Ma quante ne vuoi sapere? L'ho detto in 18 modi. È sì, Gesù, ma chi è poi fondamentalmente? È chi? Ma te l'ho detto, il nome vuoi? Gesù. Giuseppe e Maria. Ok, adesso vengono gli altri autori e portano anche il bue e l'asinello, però nel frattempo chi è quindi lui, è il figlio? È il figlio di Dio, no? Quindi è il figlio? Il figlio di Dio. Ma che dice? Ma che dice la religione cattolica? In che senso? Cioè...
No, dice in nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Cioè uno? Uno per tutti, tutti per uno. Ma quelli sono i moschettieri, so. Ma mi faccia caciara tra Gesù e i moschettieri. Lei mi impiccia, Gesù Cristo con D'Artagnan. Ma che vuoi sapere? Non so che vuoi è sapere. È uno? Lui? È un ettrino. È un ettrino, quindi è in realtà sì è il Figlio, ma è? È pure il Padre e lo Spirito Santo. E quindi è? Comunque lui è? È uno, è lui, è l'uno. E quindi per quanto Gesù è comunque... È Dio. È Dio, è Dio. Cosa fa Dio? Che fa? Se la canta e se la suona. Esatto. Qual è il terzo buon motivo per essere Luca Laurenti? Per cantassela e suonassela. Ma no! Per... Per essere... Musica! Stop! Che fa? Che fa? Non lo so adesso in questo momento. Appena sentito, che fa? Canta! Qual è il terzo buon motivo per essere Luca Laurenti? Per cantare? Come chi? Come Gesù Cristo. Per cantare come... Come chi? Come Dio. Come? Come un Dio. Sì! A me piace, ma non si dice di se stessi. Cioè, ma infatti non l'ha detto lei, lo hanno detto quelli che hanno mandato. Abbiamo chiesto quali sono i 5 buoni motivi per essere Luca Laurenti. La prima risposta è stata 5. Ringrazia Dio se ce n'è 3. Allora, al secondo posto tra i 3 buoni motivi per essere Luca Laurenti. Ma cos'è? Musica! Quello è l'uomo ragno. Quello è l'uomo ragno. C'è una confusione. Ma mi si impiccia pure sui supereroi. Mi si impiccia. Vabbè, comunque Gigo Robot, no? Allora, Gigo dica, Gigo. Chi è? Ma Gigo Robot. Ma che Gigo Robot? Ma come no? Ma che Gigo Robot? Gigo. Casomai è Gig Robot, no Gigo. Ma che Gigo? Ma Gigo è al quartiere tuo, Ma stai scherzando? Ma io c'è Gigo, a Gigo! Ho cantato pure nei piano bar, Gigo Robot, Gigo. Ma infatti gli tiravano la roba, perché è Gig Robot. Come? E io che ho detto? Gigo. Oh, chi è? Gig Robot. Ma no, te l'ho appena detto di no! Chi è questo qua? Mazinga. Ma è associata a questa canzone. Chi è questo? Gobuster. Quello è Ghostbuster. E dice Gobuster. Gobuster è. Sono Gobuster. Guardate stasera. Vabbè. Glielo ho appena detto che è Goldrake. Goldrake. Non sono tutti uguali. Beh, questo c'ha le corna, Quindi? Ma come quindi? No, ho sbagliato, è vero. Per essere cornuto. No. Qual è il secondo motivo per essere Luca Laurenti? Che fa Goldrake? Che fa? Mi ha messo una confusione in testa che non mi ricordo manco. Vabbè, più che fa pure Gig, dai. Vabbè, vanno, cioè, girano lo spazio. Che se sei zanzare. No, vuol dire, no. Cioè, come? Lo spazio. Dallo spazio, quindi? Quindi sono galattici, guerre galattiche. Quindi? 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 Chi fa le guerre galattiche? Chi viene dallo spazio? Gli alieni. Da dove stanno gli alieni? Nell'interspazio della quarta dimensione. Sì. È una zona morta, neutra, dove non c'è questo energia. Lei le sa queste cose proprio perché, come loro, è il secondo buon motivo per essere Luca Laurenti. Lei, come loro? Siamo qui. Allora, sai, te l'ho detto, mi fa paura sta cosa. Siamo tutti. E basta, che poi me la sogno la notte. Già me la sogno, poi me la sogno pure. Quindi... Da dove vengono i Goldrake, i Gig? Sì, da uno spazio... I Cobuster. Da dove vengono? Dallo spazio. Diciamo. Cioè, da dove? Noi dove siamo? Ah, dici il nome del pianeta? No, il nome proprio. Vengono?
Noi dove siamo? Pianeta. Noi sulla come? Terra. Da un altro pianeta. Qual è il secondo buon motivo per essere Luca Laurenti? Per venire da un altro pianeta. Ma no, per venire. Per essere venuti da un altro pianeta. Per essere venuti da un altro pianeta. Per essere sì! Perché di un altro pianeta. E al primo posto. E al primo posto tra i tre buoni motivi per essere Luca Laurenti. Come te non c'è nessuno. E per questo che stanno. Qual è il primo buon motivo per essere Luca Laurenti? Vabbè, ma così perché come me non c'è nessuno. No. Eh? Ma cioè, guardi che il fatto che come lei non ci sia nessuno è una certezza per parecchi, dico, quindi non lo consideri solo una cosa sua, ma anche tutti gli altri fanno meno male io no, c'è solo lui. Ma in realtà non è proprio quello, ma è quasi quello, nel senso che lei com'è? È come nessun altro, no? Quindi unico e indivisibile come l'atomo. Come l'atomo. No, non è unico e indivisibile, è unico. Franco, l'unico con lo strascico. Cosa fa l'eco? L'eco? Che fa? Riporta. Come riporta? No, Susi. No, dico riporta quello che hai lanciato, no? Come e quindi? Il boomerang della voce. Anco. E questo è l'eco. Ciccio. Ma è che fa? Va. Moriamma. Continua. Quindi? Viene. Cosa fa la eco? L'eco? Ritorna. Cosa fa il pappagallo? Ripete. E allora perché lei è l'unico chi è? Che ripete? Chi? Perché sono un ripetitore. Perché guardi, sono... casomai è un ripetente. Ma lei è il primo buon motivo per essere Luca Laurenti, perché lei è unico e... E non... È... E quindi, se non ripete, è... Peto. Peto. No, peto no. Peto. No, 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 no. Lei è un peto. Lei è un peto. Se non ripeto, cioè... Ma che ripeto, levori resta il peto. Ma che è un ragionamento questo? Se lei... Oh, lei è unico... E già che... Irripetibile? Qual è il primo buon motivo per essere Luca Laurenti? Per essere unico e irripetibile. Sì! Grazie. Dice perché dall'A sei venuto qua. Se no qua che ce l'abbiamo a fa'. No, sono venuto di qua perché di là stanno allestendo una cosa che adesso allestiranno in un battibaleno, anche se è particolarmente impegnativa, perché stiamo per vivere un momento particolarmente emozionante. Il ritorno sulla scena di una grande voce, perché il personaggio che stiamo per incontrare è il cantante dei Negramaro, la più importante rock band italiana, che ha rischiato di perdere la voce e ha subito un delicatissimo intervento chirurgico. È la prima volta dopo l'intervento che torna a cantare, a parlare in pubblico, per questo ha deciso di presentarsi così. Giuliano San Giorgio. Stare un po' da solo per pensare, tu lo sai. Ed ho sentito nel silenzio una voce dentro me.
tornan vive troppe cose che credevo morte ormai. Vorrei una voce ed improvvisamente ti accorgi che il silenzio ha il volto delle cose che hai perduto. Ed io ti sento amore, ti sento nel mio cuore, stai riprendendo il posto che tu non avevi perso mai, tu non avevi perso mai, no, no, no. Tu non avevi perso mai. Questa era la voce del silenzio, Giuliano Sangiorgi. Beh, sei guarito allora, è ufficiale, benvenuto amico mio. Benvenuto, accomodati. Ciao a tutti, oh, grazie. I fan possono stare tranquilli, è guarito. È passata la notte. Allora, tu alla vigilia del nuovo tour nei Palasport con i Negramaro scopri che devi operarti alle corde vocali. Il tour viene annullato e ti ritrovi ad affrontare quello che credo sia, insomma, il peggior incubo per un cantante, perdere la voce, o quantomeno ritrovarsi con la voce rovinata, quindi dover rivedere proprio tutti i piani della propria vita. Che cosa hai pensato in quei momenti quando ti è stato detto questo e quello che avresti dovuto affrontare? Ma innanzitutto stavamo facendo le prove di questo tour che era già quasi tutto sold out, quindi dopo tanti anni in cui non è mai successo che noi saltassimo una data per qualsiasi motivo, siamo sempre stati presenti. Doverla, in qualche modo, dover spostare tutto il tour per un problema alla tua voce, credo che diventi una cosa esageratamente strana, non imprevedibile. Per cui, quando abbiamo deciso di spostare il tour, era perché proprio non potevamo fare a meno. Quindi chiedo già scusa a tutti quelli che purtroppo, in qualche modo avevano comprato mesi prima i biglietti del nostro tour, ma è stato spostato direttamente al 4 ottobre. È stata dura scegliere più quella cosa che un intervento di routine come quello di un intervento alle corde vocali. Certo. In realtà è un intervento veramente leggero, nel senso che dopo anni e anni di concerti è chiaro che, come dire, un calciatore si fa male a un ginocchio, certo. Quindi in qualche modo non era la mia voce, perfettamente la mia voce. Magari se avessi fatto il tour l'avrei completamente rovinata, quindi ho creduto molto nel nostro pubblico, ho creduto molto nella fiducia che abbiamo instaurato con loro, quindi sapevo che se avessi detto la verità si sarebbero comportati come si sono comportati, cioè mi hanno dato un calore grandissimo e il tour è tutto lì a ottobre, anzi si sono raddoppiate, triplicate, quadruplicate le date, perché credevo che fosse il momento in cui bisognava essere sinceri. Adesso che hai cantato La voce del silenzio, per la prima volta dopo tanto tempo di fronte nuovamente al pubblico, che ti sei sentito? Un po' di tensione? Che ho bisogno proprio di questa energia. Cioè mi sono mancati in maniera incredibile. No, perché me va di mezzo l'operazione. Ha dovuto passare un periodo senza parlare, un lungo periodo senza parlare. Familiari felici. E posso immaginarlo. Paolo, cioè io che non parlo 10 giorni, è stato veramente bello anche il silenzio, disarmante. Perché in 10 giorni di silenzio senti la tua voce sempre in realtà. Senti la voce per i pensieri che hai e la voce per i pensieri che non hai. E anche per le parole assurde che si iniziano a costruire. Cioè, il cervello parla e senti solo la tua voce. Pur non parlando, senti anche i pensieri che non hanno ragione d'essere. E quindi riuscire
a mantenere la serenità non è facile. L'ho mantenuta scrivendo, scrivendo tanto. Hai usato anche i ricordi buoni in quel periodo, i ricordi sì. della carriera, per, come dire, per alimentare quello che sarebbe stato sì. il ritorno. Per la prima volta mi sono rivisto San Siro Live nostro, mm-hmm. proprio per, ma perché mi mancava la gente più che altro, certo. non mi mancava la voce, mi mancava capire, in realtà questo silenzio mi è servito anche a capire dove una voce può spingersi, che cosa può dare, che cosa dovrò dare io di nuovo. Cioè, dentro questa nuova voce sicuramente ci sono delle emozioni nuove che ho maturato, che una voce senza chi la ama non esiste. Noi ci siamo conosciuti per la prima volta al Festival di Sanremo del 2005, sì. dove mi ricordo molto bene che mi fecero sentire un pezzo che si intitolava Mentre tutto scorre, che poi partecipò tra le nuove proposte, dicendomi, ma questa... Robaccia, dico, ma questo è un rock della Madonna. Ho detto, ma è fortissimo questa roba qua. Allora un applauso a Paolo. Oh no, ho preteso che ci fossero, perché a parte la voce di Giuliano, ma era proprio il pezzo, era incalzante, pieno di controtempi. Cioè, era veramente un pezzo forte. E infatti, a Sanremo, uscì la prima sera. Questo è un classico. Che però porta bene. Esatto. Fatto sta che il 10 giugno sarete gli headliner di una delle tre serate della Heineken Jamming Festival al Parco San Giuliano Mestre. Coldplay, Negramaro, Vasco Rossi, cioè per noi dalla cantina Coldplay, ne è passata. Negramaro, Vasco Rossi, questi sono i tre headliner. Fa paura. No. La soddisfazione è gigantesca. La tragedia, il gelo, guarda. Tu pensi che possa essere cambiato qualcosa nella vita della band? Tu pensi che ci sono dei germogli che le cose possano cambiare? Ma io ti devo dire la verità, la mia fortuna è la fortuna di ognuno di Negramaro, nel senso, penso alla fortuna di Danilo, di Ermanno, di Lele, di Andrea Pupillo, la mia fortuna sia stata proprio quella di vivere la musica in un gruppo musicale. Cioè, se fossi stato solo sicuramente non avrei avuto un riferimento rapido, no? Non so come dire, la rapidità del vivere la nostra musica, del nostro rapporto ci aiuta tantissimo a viverla con i piedi per terra. Oggi qual è il tuo senso della vita dopo questo percorso? Ma il senso della vita è la necessità. È la necessità di amare i miei amici, e di amare anche le persone che hanno permesso tutto questo. Senza di loro non sarebbe stato possibile nulla. Credo che oggi il mio senso della vita sia quello di sempre, la necessità di vivere insieme agli altri e non da solo, mai. Non voglio più rimanere muto, perché non perché mi dà fastidio restare in silenzio, ma perché una voce serve per condividere. E quando ti tolgono la voce non puoi più condividere. Io sono diventato zio per la prima volta di una bambina stupenda che si chiama Maria Sole. Ciao Maria Sole. E io ho scritto una canzone in quel momento dove descrivevo questa emozione incredibile. Mandatemi un beep. Cazzo, non potevo dire e gridare quanto fosse bella la vita in quell'istante. E ho scritto questa cosa. Allora, proprio per questo principio di condivisione, io sono felice di poter condividere con Giuliano la sua arte, la sua voce, la sua musica, di condividerlo insieme a voi, e chiedo scusa a Elisa e al resto di Negramaro, ve lo restituiamo subito. È un piccolo frammento che ci concede, insieme a una straordinaria band come quella di Stefano Di Battista, e alla nostra orchestra, il nostro reparto archi lì, perché ci manda una versione di Basta Così, una delle canzoni più intense dei Negramaro. Di Casa 69, che è l'album, ma anche la nostra casa dei sogni. Grazie immensamente per la fiducia te, che ci hai concesso. Grazie. Giuliano De Negramaro, Basta Così, prego. Ci sembrerà di essere
essere più liberi, se dalle nostre mani non cadranno più parole per noi due. E sarà più semplice sorridere alla gente senza chiederle se sia per sempre o duri un solo istante, poi che ce ne importa a noi. Sì, ma basta così, così. Scendiamo qui, qui, che senza di noi c'è la libertà. Sì, ma basta così, così. Fermiamoci qui. Sarò sorpreso poi a vederti ridere, senza il bisogno di dover decidere, per chi se non per me. Sì, ma basta così, così. Scendiamo qui, qui, che senza qui liberi, ci sembrerà di essere più liberi. E intanto farò a pugni contro un muro per averti ancora qui. bello. Ciao. Complimenti Giuliano, complimenti immensamente a te. Grazie. Al tuo ritorno ai Negramaro. Grazie a tutti, ciao. Per queste canzoni. Grazie. Grazie Giuliano. Grazie. Grazie. Bentornati, bentornati amici telespettatori. Grazie per essere ancora in nostra compagnia. E per l'ultima intervista fotografica sono felice di poter ascoltare ed accogliere in questo studio
uno tra i volti più trasversali del cinema italiano. È giovanissimo, ma perché dico trasversale? Non solo perché è del cinema, ma anche perché è del teatro. È stato un successo formidabile quello che ha ottenuto da poco a Roma al Teatro Eliseo con una grande opera shakespeariana che è Romeo e Giulietta. Insomma, un incontro importante con un volto fantastico, quello di Riccardo Scamarcio. Grazie, grazie. Mi ti, lasciavo, ti lasciavo in pasto a quel branco, guardalo. Grazie. Sei entrato. Prima sono entrato io, ciao. No. Gli anni passano, che ti devo fare? No, ma smettila. Allora, siamo l'intervista fotografica, Riccardo, è un luogo un po' particolare, un luogo dove... ci si trova un po' da soli per quanto in compagnia. Noi ascoltiamo quello che tu vorrai condividere con noi, vedrai delle immagini, queste ti genereranno le suggestioni che riterrai opportuno condividere e ti ascolteremo con piacere. Benvenuto. Grazie. Oh, cominciamo? Beh, che paura però, detto così. No, che paura. Il viaggio è tutto tuo. Prego. Ah, ecco. Il Castel del Monte, questo è un castello che fu costruito da Federico II e si trova a 18 chilometri da Andria, nel territorio andriese, il castello ottagonale, con 8 torri ottagonali, un castello misterioso dove io ho passato tutta la mia infanzia e l'adolescenza, perché... Ma vivevi là? No, non vivevo lì, però con mio papà andavamo a Funghi, per cui... Ma io tuttora vado e ho addirittura... Cioè, vado a Funghi. Ci vado, non è una cosa Abruzzo, si può dire, no? Perché? Vedo che mi guardi strano. No, mi faceva specie lui che ha fatto il castello Pannafunghi. No, era quello. Non credo abbia fatto costruire il castello per andare a Funghi. No. Mi sembra un po'. Comunque, questi funghi, i cardoncelli, che sono questi. Si chiama in realtà Pleurotus eringi, e ci sono due varietà. Certo, il risotto col Pleurotus eringi. No, tu stai scherzando, no. Il risotto col Pleurotus eringi è una delle cose più buone del mondo, sì. Perché è un fungo, ti assicuro, molto delicato, nel senso che non è invadente come il porcino o non c'ha quel sapore di sottobosco come il, come si chiamano? I chiodini? I chiodini, esatto. I Pleurissi malfis. No, non è vero, non si chiamano così. Ma supercazzola, l'ho buttata lì. Non sapevo niente. No, ma conosco il termine, diciamo, come si dice, il Pleurotus eringi, perché a un certo punto ho detto vorrei stimolare in questo pezzo di terra che ho la crescita di questo fungo. Allora ho detto come si fa e ho scoperto, quindi mi sono documentato. Su come far crescere i Pleurotus eringi, sì. E viene bene il risotto. Il risotto comunque è buonissimo. Prego. Ah, la batteria. E qui... la batteria mi ha salvato dalla mia adolescenza turbolenta e folle. Perché, diciamo, fino a 15-16 anni ero veramente una peste totale. Probabilmente perché avevo tanta energia e non sapevo dove incanalarla e dove indirizzarla. E allora ho detto, devo suonare uno strumento, dove ho detto... Quale strumento può assorbirmi completamente, può darmi la possibilità veramente di perdermi? Ho detto la batteria. E ho cominciato a suonare, a prendere lezioni e non l'ho mai abbandonata, continuo a suonarla. Non sono un buon batterista, perché poi che succede? No, dai, no. Perché? Dai, vai, no, vai, vai, dai, vai, vai, no. Che te frega? No. Ah, no, ma... Il Ginger ma Baker così, del cinema, dai. Italiano Riccardo Scamarcio. No, non è possibile.
Che suoni? Ma che suono, ragazzi? Che suono? No, chiedi a me. Adesso io tu è bugia, non so suonare. È tutto. Come on, two. Thank you, man, thank you. Gagliardo! Ammazza, che figura. Ma grande! Ma che stai scherzando? No. Ma bravissimo! Cioè, aspetta! Oh. Lui è più bravo di te, ma lui è molto più figo di te, per cui... Ma non sapevo questa cosa della batteria. Ma sì, ma ah, sì. No, sapevo che devo fare. Non la sapevi? No, zero. Meno male. Adesso la so. Ma no, non la sa nessuno, in realtà. Ma ora la sappiamo in tanti. Ecco. Sarai ricattato. No, no. Prego. Il mare. Il mare per me è proprio... Sì, è fondamentale. Sono cresciuto vicino al mare... Poi, oltre ad andare a fare i funghi, vado a pesca, per cui c'ho tutti questi... Poi, in realtà, mi accorgo che i miei hobby, no, sono un pretesto, in realtà, per avere il contatto con la natura, che alla fine mi rendo conto che è l'unica cosa che mi pacifica e mi distrae da me. Ecco, quando sono alle prese con cercare i funghi piuttosto che pescare, non è tanto perché poi non pesco mai niente. Tanto lo dico. La bellezza della pesca è quello. Sì. È la speranza. È la speranza, c'è una cosa così. Ma tu hai detto è un modo per stare lontano da te, perché un po' tutti ingombri. Facendo questo mestiere si è costretti a riguardarsi, a rivedersi, a parlare di sé. Anche in questo momento io sto parlando di me, no? Per cui questa cosa nel tuo inconscio agisce. Ci si può ammalare del proprio ego, no? Ed è poi questo un problema che ci riguarda tutti, e conosco gli attori, perché quando tu hai dei successi e tutto ti va bene, cominci a pensare di avere dei poteri. Come no? Cadi in autidolatria pagana. Ecco, diciamo la hubris, come era chiamata nella Grecia. Quindi il mare, la natura... È salvifico. Comunque complimenti per un ragionamento che ti concedi alla tua età, dopo aver assaporato da non moltissimo il piacere del successo. Questo è non me l'aspettavo, complimenti, è un bel segnale. Insomma, sei sano. Sì, sì. No. Saranno i funghi, che ne so. Sì, io sono i funghi. Prego. Gli allucinogeni, però. La scuola, quindi l'infanzia. Ma sai, io quando avevo 11 anni, a un certo punto mio papà e mia mamma sono andati in vacanza in montagna, primo viaggio che facevano dopo non so quanti anni. E mio papà aveva comprato da poco una macchina, una Fiat Tempra Station Wagon. E siccome c'era un problema alla frizione, mi aveva lasciato le chiavi. Il sabato, loro sono partiti il sabato, mi hanno lasciato le chiavi e mi ha detto, mi raccomando, deve venire Francesco, questo suo amico, quando viene dagli le chiavi, deve prendere la macchina e portarla a far vedere. Loro sono partiti il sabato, la domenica con questo mio amichetto, vicino di casa, ho detto, quanto, ci andiamo a fare un giro con la macchina?
a 11 anni ero convinto di saper portare la macchina, perché il meccanismo nella mia testa era proprio facile: frizione, marcia, lasci la frizione, schiacci l'acceleratore e vai. E allora sono andato giù al garage, ho messo in moto la macchina, prima la macchina è andata un po' avanti, però in quel momento mi sono reso conto, dico, oddio santo, ma è veramente difficile portare la macchina. No, qua finisce male. Dico, Antò, scendi un attimo, vai a vedere se si è fatto qualcosa alla macchina. Allora, no, tutto a posto. Aspetta là. Metto la retromarcia, acceleratore, frizione, e boom, ho praticamente distrutto la macchina di mio padre. Ecco. A 11 anni. Ovviamente, io ho questo ricordo proprio come un trauma totale della mia vita. Perché poi a casa mia c'era mia nonna, che non ti posso dire che cosa ha fatto, cioè sul divano sembrava fosse morto qualcuno, cioè era in lutto, piangeva, nonna. Si lamentava. Mia nonna, madonna, che fighi, c'era la cambrata, che fighi, madonna. C'era un lamento di tipo funebre, no? Madonna, c'era la fighi, madonna. Tu immaginati un bambino di 11 anni, certo, che sì, ha distrutto la macchina. Ha distrutto pure nonna, però. Però sì, ho capito. Cioè, tu vedevi nonna, ma no, capito? Esatto. Per cui io, insomma, mi è venuta la febbre a 40 per i sensi di colpa. Certo. E quindi... Ma non faceva così, ma perché no. Dici, ma quando torno, papà, tutto no. No, mia nonna diceva, perché quello se n'è andato a fare la vacanza, mio figlio, no? E questo disgraziato gli ha rovinato la vacanza. Questa era poi certo, certo. Di più. Prego. Guarda, la scena, il teatro, il sipario. Beh, l'ho annunciato presentandoti. Sì. Grande successo di Romeo e Giulietta. Shakespeare, no pizze e fighi. Quindi voglio dire, una strada impegnativa. Beh, una strada impegnativa, sì, assolutamente, una scelta, diciamo, coraggiosa e ardua, difficile, però che io ho fatto con grande incoscienza, devo dirti sinceramente, perché se ci avessi ragionato troppo su, probabilmente non l'avrei fatto. Dopo anni di cinema sono ritornato alla scena, al teatro, e mi sono reso conto, ho scoperto una cosa nuova, ho scoperto veramente la potenza metafisica del teatro. Cioè, la cosa che veramente ho scoperto, e che è veramente incredibile, è che l'attore in scena a teatro, non sempre, ma quello a cui deve aspirare, è uno stato, diciamo, di... l'attore deve riuscire a perdersi all'interno di quel testo che ha imparato a memoria, e che recita ormai come un mantra, no? E quello che deve cercare di trasmettere è qualcosa che ha a che vedere con l'energia e non con quello che dice. Per questo il teatro è metafisico, può essere metafisico, e che a un certo punto tu non agisci più. Per cui tu, anche quando devi provare un personaggio e vuoi fare qualcosa di incredibile, devi lasciarti andare completamente, devi rincorrere e cercare qualcosa che non è in controllo, ma è nel perdere il controllo di sé, perdere proprio il controllo da sé. Ma... Il cinema questo non te lo può dare. Il cinema questo non te lo può... Perché non è un racconto. Per così tanto tempo. Esatto. Nel cinema la vedi la gente attorno a te, credo, nel cinema il tempo è circoscritto, battuta, stop, un altro pezzo. Il cinema è completamente schizofrenico e anche gli attori sviluppano una capacità. Cioè, io mi sono reso conto che, per esempio, io scherzo tantissimo sul set, cioè faccio scherzi continuamente, rido, parlo d'altro... Sto parlando fino a un secondo prima di andare in scena, ma lo faccio perché questo mi dà la possibilità proprio di non pensare minimamente al fatto che devo fare quel pezzo di scena o quella scena in quel momento. Per cui quando
motore partito, ciac, azione. Capito? È un proseguimento della vita, ok? Con le caratteristiche del personaggio, con i costumi del personaggio, tutto quanto, ma al cinema è importante che quello che tu metti in scena sia, abbia le stesse micro sfumature che abbiamo io e te quando parliamo. Lavori un po' sulla memoria biologica al cinema. Esatto, ah. Esattamente. Prego. Ma che ore sono? È ora. Eh? Che cos'è? Quattro dita? Quattro dita. Lo sfondo blu. È un anello quello. Pare di sì. Sì. Sì, ci siamo quasi. No, nel senso, calmi tu, tanto io... Calmo, io mi provo... No. No, appunto, dico... Chiedevo. No, io non tanto, quando semmai sarà, quando sarà, prima o poi sarà... Ce fai sapere. Beh, dopo però. Il matrimonio è... Io credo che sia una cosa importante, proprio per questo, diciamo, ci vuole il tempo che ci vuole, nel senso bisogna ponderare bene. Tu stai facendo melina. No, dico che è una cosa, proprio perché do l'importanza che merita a questo gesto, va ponderato. Poi non manco ho cambiato 3.000 fidanzate, insomma. È vero questo. Due storie importanti, per cui io sono sposato da sempre. Sei uno sposato senza anello? Uno sposato senza anello, convivo da, fai conto, quando avevo 18 anni. Per cui, diciamo, la vita quotidiana e le responsabilità di casa... il nucleo familiare in qualche modo non mi manca, perché ce l'ho, non abbiamo figli, ma... E quindi che cambia? Non cambia nulla, infatti è una scelta che comunque infatti considero. Prego. Carina sta foto, non me la ricordavo. Noi quando arriviamo a questa immagine... Che succede? No, è l'epilogo, quindi siamo alla fine e a questa immagine noi tendenzialmente avviciniamo il tuo momento finale, cioè qual è il tuo senso della vita oggi, a che punto è Riccardo Scamarcio con se stesso, non per parlare in terza persona, per l'amor di Dio che è terrificante, dico però, cioè, come stai, che aria tira nella tua testa, nel tuo cuore, nella tua pancia? No, ma devo dire, guarda, se faccio un bilancio di questi miei primi 31 anni, ormai 31, quasi 32. Un vecchione. No, beh, vabbè, comunque comincia la maturità. Devo dire che sto bene, sono felice, sono sereno. Ho tanti progetti, tanti stimoli, tante cose. Il teatro mi ha un po' riconciliato anche col mio lavoro, per cui penso che non lo abbandonerò. E non so, mi auguro, insomma, io ho fede ed è una cosa secondo me importante, per cui... C'è stato un momento nella mia vita in cui l'avevo persa, no? Poi fede è una cosa, la fede è la fiducia, no? In qualcosa, in qualcun altro, in se stessi, in Dio. È una cosa, secondo me, importante, ecco. Per cui il fatto di sentire di averla, credo sia già una cosa che mi fa molto importante. Io ti ringrazio. Ringrazio di aver fatto questa chiacchierata con noi. Alcune cose che hai detto mi hanno piacevolmente stupito, sinceramente. E io ti auguro di non perdere mai nel corso della tua strada, che sarà sicuramente ricchissima, quel gusto di funghi e di mare che ti riporta, che ti riporta in mezzo a tutti quanti noi. Grazie a Riccardo Scamarcio. Grazie. Questa sera
per la serie Le grandi domande del senso della vita, ne voglio affrontare una molto spinosa e per fare questo ho bisogno di uno di quei momenti, come posso dire, di intimità in cui bisogna rimanere soli con gli amici. Occupato? Beh, evidentemente. Bene. Vogliamo parlare del Giappone? Ma adesso? Adesso mi scappa. Eh beh, pure a me mi scappa. Non è che... Perfetto. Ci scappa il Giappone a tutti e due. Ho saputo che il terremoto in Giappone ha spostato di 10 centimetri l'asse terrestre, ma pare che questi 10 centimetri proiettati sul globo terracqueo, comparati agli oceani e ai continenti, sono tantissimi, un'enormità. Scusa, ma che cosa vuoi arrivare a questa cosa che mi ha detto? Mi chiedevo, perché 10 centimetri per la Terra, che è enorme, sono tantissimi, e addosso a un uomo sono pochi? Beh, io una risposta ce l'avrei, Dica, dica. Beh, sempre meglio dei 5. Io parlavo in generale, no? Non mi dica che anche lei è uno di quelli ossessionati dalle misure. Le misure contano. Scusa, dipende. Ad esempio, se fai il becchino... Il becchino? Certo. Scusa, se te muore uno di 1,80 m, tu hai fatto una cassa da 1,70 m, ti tocca segallo, no? Scusa. La cassa. Ma quale cassa? Il cadavere, no? Il morto. E quindi le misure contano. Certo. Perché spreca legno per rifare la cassa? E quali sarebbero le altre occasioni in cui contano le misure, secondo lei, mi perdoni? Per esempio, se da quando sei piccolo ti piace, vuoi diventare un grande giocatore del basket, quindi c'hai la maglietta da basket, c'hai il poster da basket, c'hai la canottiera da basket, c'hai i calzini da basket, c'hai il basket da basket, e vuoi fare da grande soltanto quello, poi a un certo punto entra tua madre e ti dice: guarda che ti chiami Giancarlo Magalli, mi capisci che le misure contano. Certo. Di fronte all'impossibile non c'è niente da fare. No. Quindi lei mi sta dicendo che in qualche misura le misure contano. Contano, sì. Ammazza quanto abbiamo bevuto, Ma perché allora le ragazze, guardandomi con tenerezza, a me mi hanno sempre detto: non ti preoccupare, non sono le misure quelle che contano? Ma perché c'hai i soldi? Magari ancora non hai capito, dai. Professore, che dice la scienza? C'ho speranza? Ma non so la scienza, ma lei sa che ci sono stati dei filosofi molto... Potete il professore magari... Di Freddi, se ha fatto andiamo. Chiudetevi, ecco, venite qua, no, in maniera... Ci sono stati filosofi presocratici, uno in particolare che non lei le conoscerà, perché... si chiama Protagora, piacere, Protagora. Sì, no, io l'ho fatto da poco. Giusto, lui no, invece no. Che diceva addirittura che l'uomo è la misura di tutte le cose. Noi, Protagora? Sì, diceva. Anche Vitruvio. Noi abbiamo delle parti del corpo che possono servire per misurare qualunque cosa. Lei si immagina? Io ancora le misure non ce le faccio. No, ma le parti del nostro corpo che possono servire per misurare, quali potrebbero essere? Beh, per esempio il braccio. Il braccio, per esempio, oppure... Il pollice. Il pollice. Il piede. Il piede, no? Sì. E così vedo che vi siete comportati bene, perché temevo, naturalmente, conoscendovi, che sareste andati a finire da... Io per le grandi estensioni uso il naso. Ma c'era un filosofo posteriore che si chiamava Pitagora, noto a tutti naturalmente, che addirittura sosteneva che tutto è misurabile, tutto si può riferire a un'unica unità di misura. E ad un certo punto si scoprì, pensate voi, 2500 anni fa, che invece in realtà non è così. Si trovò un esempio di cose che non sono commensurabili. Adesso lo faccio vedere, no? E l'esempio era questo qua. Questo è un simbolo, l'avrete già visto, no? Beh, sì, sì. In realtà, quale? Chi? Questo simbolo. Certo, l'abbiamo visto in tante circostanze, più o meno dolorose. Ecco, in realtà, no, questo è un simbolo dei pitagorici, Pitagori. Ed è semplicemente la cosiddetta stella pitagorica. È messa dentro a un pentagono, lo vedete qua, il pentagono. E la cosa interessante è che se si tirano le diagonali del pentagono, qui dentro si forma un pentagono che è analogo a quello di partenza. Di modo che dentro si possono di nuovo fare le diagonali, no? E così via, si forma un altro pentagono, eccetera, eccetera. È geometria frattale? No, non è frattale, è semplicemente la prima scoperta
Vabbè, qualche cosa aveva orecchiato. Perché è una matriosca, no? In realtà è una matriosca, esattamente. No, ma frattale da frattaglie. State attenti però, per favore, che voi sempre vi distraete, no? Adesso avete fatto pipì, non pisciate troppo lungo, no? State a sentire bene, no? Ci sono questi pentagoni, uno dentro l'altro, all'infinito. E questo significa che in realtà se noi prendiamo la diagonale e il lato del pentagono regolare, il loro rapporto non è razionale. Non c'è nessuna unità di misura che permetta di misurare in maniera intera la diagonale e il lato allo stesso tempo. Che si riallaccia, cioè, al discorso di prima, no? Cioè, non credo molto, perché in realtà... Ma si riallaccia, tra l'altro, a un discorso che fa la fisica moderna. Forse avete sentito parlare di principio di indeterminazione di Heisenberg, che dice esattamente la stessa cosa. Ci sono a volte delle grandezze che non si possono misurare con la stessa unità di misura. Quindi la risposta alla vostra domanda, le misure contano? Beh, certo, le misure contano sempre, ma la cosa interessante è che al mondo a volte ci sono cose che sono incommensurabili, che non si possono misurare e sono legate alle profondità della matematica, all'infinito, e a cose che evidentemente vi interessano poco, perché vedo che... No, la seguo come ci interessano poco? Mi sembrava che fosse un pochettino... Abbiamo aperto l'uscio della nostra trasmissione a lei, proprio per conoscerlo. Certo. Grazie, professore. Come nel film di Matrix, dove si apre la finestrella e si vede un mondo che sta Matrix dall'altra parte. Neo, quello è il where mondo is the door? Oh, benissimo. Allora, andiamo. Che? No, Matrix. Ah, pensavo che era svenuto. Di Battista, Jazz Quintet, e questa era Lara Croft. Lara Croft, un altro brano estrapolato dall'eccellente lavoro musicale che si titola Woman's Land, terra delle donne. Tanti brani, tra cui questo. Che posso andare avanti o dobbiamo ancora votare Antonio la trippa? Va bene così. Vogliamo aprire questa chiacchierata con una frase che disse il Piccolo Principe, che la trovate nel Piccolo Principe di Antoine de Saint-Exupéry: l'essenziale è invisibile agli occhi, a meno che l'invisibile non lo si scruti attentamente, afferma Marco Cesati Cassin. Grazie. Buonasera, benvenuto Paolo. Marco. Ciao a tutti. Scrittore e da 15 anni appassionato, studioso e ricercatore delle coincidenze significative, di cui parlava Carl Gustav Jung. È veramente interessante ed è molto particolare quello che state per ascoltare. Innanzitutto, coincidenze significative. Di che si tratta? Beh, innanzitutto a tutti succedono le coincidenze. Mediamente 8 coincidenze importanti al mese. Cosa sono le coincidenze? Innanzitutto si dice le coincidenze non esistono, quindi sono dei fatti che accadono, che servono alle persone per capire dov'è il loro destino, qual è il loro destino. Immaginiamo che la nostra vita, il nostro destino sia un lungo viale, un po' tenebroso, non riusciamo mai a capire dove stiamo andando. La coincidenza è come un lampione che si accende e ti fa vedere dove stai andando, ti sta facendo capire dove andare. Quindi le coincidenze sono molto importanti per la vita di ognuno di noi e accadono continuamente. Una definizione? Dicasi coincidenza, un fatto accidentale, quindi io non ho fatto nulla perché la cosa accadesse, ma che casuale non è. Quindi vuol dire che se è arrivata, devo cogliere il significato e seguirla. Questo per me è il segreto. Insomma, come direbbe Robert Hopkins, nulla accade a caso.
nulla accade a caso. Ecco, qualche esempio? Ma vorrei raccontarti quello forse più conosciuto, storico, incredibile. E qui, se vogliamo, non c'è dietro il significato, ma è affascinante. Mi sono segnato i punti perché sono talmente tanti che a questo punto devo leggerteli, perché sennò perdiamo la sequenza. Stiamo parlando di due presidenti degli Stati Uniti d'America, Abramo Lincoln e John Fitzgerald Kennedy. Il primo è stato eletto nel 1860. Abramo Lincoln. Abramo Lincoln. E il secondo è stato eletto nel 1960, 100 anni dopo. Erano tutti e due sostenitori dei diritti civili. Lincoln fu colpito alla testa, alla nuca, e aveva di fianco la moglie. John Kennedy fu colpito alla testa, alla nuca, e aveva di fianco la moglie. Era per entrambi il giorno di venerdì. La moglie aveva 24 anni, quella di Lincoln, la moglie aveva 24 anni, quella di Kennedy. Tutte e due le mogli avevano tre figli e avevano tutte e due le mogli avuto un figlio che era morto durante la presidenza degli Stati Uniti d'America del presidente. Il vicepresidente Johnson di Lincoln era nato nel 1808. Il vicepresidente di Kennedy si chiamava anche lui Johnson ed era nato nel 1908, ancora 100 anni. L'assassino di Lincoln era nato nel 1839, si chiamava Booth. L'assassino di Kennedy era nato nel 1939 e si chiamava Oswald, ancora 100 anni. Gli assassini tutte e due non arrivavano al processo, vennero uccisi prima, tutte e due da una pistola, tutte e due la Colt, modello Colt. Lincoln si trovava dentro un teatro che si chiamava Ford. Kennedy era seduto su una macchina Lincoln della casa automobilistica Ford. Booth, l'assassino di Lincoln, sparò da un teatro e fuggì in un magazzino. Oswald sparò, l'assassino di Kennedy, sparò da un magazzino e si rifugiò in un teatro. Potrei andare avanti per una sequenza infinita e qui non riusciamo mai a capire perché, ma aspetta, qui c'è ancora più dell'incredibile, perché ovviamente questa coincidenza non dà un significato, un perché, è solo affascinante tutta questa simmetria. Quello che è successo a Booth è invece pazzesco. Questo John Booth aveva un fratello che si chiamava Edwin Booth. John Booth, l'assassino di Lincoln. L'assassino di Lincoln. Aveva un fratello che si chiamava Edwin Booth ed era un bravissimo attore di teatro. Amava Shakespeare ed era amatissimo dal pubblico americano. Ovviamente questo fratello, appena saputo del fratello minore che aveva assassinato il presidente degli Stati Uniti d'America, l'onta, la vergogna, la disperazione, si ritirò dalle scene e non volle più recitare. Dopo qualche anno, questo attore in pensione si trovava nel New Jersey, in una stazione, e c'era il treno a vapore che stava entrando, e a un certo punto vede un giovane che scivola, leggendo il giornale, scivola nella banchina e finisce sul binario proprio pochi istanti prima che arriva il treno. Ecco che arriva la coincidenza. Lui non sa perché, sospinto da qualcosa, una forza pazzesca, si fa strada in mezzo alla gente, si attacca alla balaustra, dà la mano a questo ragazzo e lo salva un secondo prima che arriva il treno, sotto l'applauso della gente. Paolo, dopo tre giorni, il generale Grant, manda una lettera a nome della vedova del presidente degli Stati Uniti d'America, Abraham Lincoln, per ringraziarlo per avergli salvato la vita del figlio. Perbacco. Quindi voglio dire, un gesto di generosità, questo qui ad esempio, che ne riscatta in qualche modo un altro terribile, quello dei destini incrociati tra persone che in modo diverso avevano subito le conseguenze di uno stesso avvenimento. Ma ci sono degli altri esempi da... Assolutamente. Alla fine del 1800 un contadino stava arando i campi nel nord della Scozia e a un certo punto sente un bambino che urla, aiuto, aiuto, corre a vedere in mezzo alla palude, vede un bambino che sta affondando proprio nelle sabbie mobili. Aveva un rastrello, gli tira il rastrello, lo trae in salvo e la faccenda finisce lì. La mattina dopo arriva una carrozza con dentro il bambino, tutto ricco, tutto bello, tirato a lucido, era il figlio di un ricco latifondista. E si affaccia il contadino e il ricco latifondista dice: lei ha salvato mio figlio, la voglio ricoprire d'oro. Il contadino disse: no, guardi, lasci stare, non è un problema, l'avrei fatto per chiunque. Mentre gira la carrozza il ricco signore per andarsene, esce dalla capanna il figlio del contadino per chiedere una cosa al papà. Se quel bambino fosse uscito 10 secondi più tardi, il mondo non avrebbe avuto questo destino. Il ricco signore ferma la carrozza, si gira e dice: ma scusi, quello è suo figlio? Sì. Beh, mi lascia almeno l'opportunità di pensare ai suoi studi, di fare qualcosa, di farlo studiare. Il contadino ovviamente accettò perché non aveva i soldi per farlo studiare. Il bambino studiò, si laureò in medicina, ottenne il premio Nobel della medicina,
scoprì la penicillina, salvò milioni di persone. Il suo nome era Alexander Fleming. Il bambino salvato, figlio del ricco signore, si sarebbe ammalato di broncopolmonite, sarebbe stato salvato con la penicillina scoperta dal figlio del contadino. Avrebbe anche lui ottenuto il premio Nobel della letteratura. Il suo nome era Winston Churchill. Ma queste coincidenze sono verificate, sono verificabili? Le coincidenze sono sempre verificabili. Se vogliamo fare un discorso di scienza, non posso darti una spiegazione scientifica. Io posso darti una spiegazione oggettiva. È lì. Quindi abbiamo i testimoni, abbiamo l'articolo di giornale, abbiamo le fonti serie, attendibili. Quindi questo è assolutamente fondamentale. Ma secondo te, io ad esempio te ne racconto una che mi sono ricordato, me la sono segnata un po' tutta, appartiene a questa logica? Non so chi ama il calcio, magari chi ha l'età mia alcune cose se le può ricordare, o magari anche di più perché era dei nostri genitori. C'era un grandissimo giocatore di calcio, si chiamava Gigi Meroni, era un giocatore del Torino, e il 15 ottobre 1967 il Torino vince una partita con la Sampdoria 3-0, tripletta di Nestor Combin, era un altro giocatore dei Granata del Torino. Vanno a mangiare insieme dopo questa vittoria e cenano con gli amici, e durante la cena Gigi Meroni dice a Nestor Combin: tranquillo, domenica prossima c'è il derby, è Juve-Toro, andiamo che è una meraviglia, tu farai 3 gol e vinceremo il derby. Finito il mangiare, si alza, esce per strada, un botto, un tonfo, e muore. Muore Gigi Meroni. A ucciderlo, peraltro, insomma, causa di questa morte del tonfo dall'altra macchina che arrivava dall'altra parte, è un tal Romeo che diventerà successivamente presidente del Torino. La squadra del Torino vincerà il derby la domenica successiva con la Juventus 4-0. Nestor Combin segnò 3 reti e la quarta rete la segnò un esordiente che si chiamava Alberto Carelli e che indossava la maglia numero 7, quella che ormai non poteva più indossare Gigi Meroni, che era morto in settimana. Sono tutte coincidenze significative queste? Assolutamente, questa la possiamo far rientrare nella una coincidenza di carattere premonitivo, vale a dire che il Gigi Meroni in quel momento comunicava delle cose che gli pervenivano dal suo subconscio, non sapeva perché ma le diceva, purtroppo non sapeva che sarebbe morto di lì a poco, ma erano informazioni come se in uno spazio-tempo che spariva, si assentava completamente, lui sapeva quello che sarebbe successo ma senza prenderne coscienza, perché i fatti non sempre sono spiegabili, bisogna sentirli. Andrés Segovia, il più grande chitarrista spagnolo esistito di musica classica, stava tenendo un concerto a Mosca, suona, nel bel mezzo del concerto la chitarra gli si rompe in 1000 pezzi, le corde che saltano, la chitarra che si spezza in 2. Inspiegabile questo fatto. Il giorno dopo viene a sapere che uno dei suoi più cari amici, l'artigiano che aveva costruito quella chitarra, era morto di infarto durante quel concerto. Come lo puoi spiegare una cosa? Ma puoi anche dire che questo è un caso? Non lo puoi dire che è un caso, assolutamente, perché tutto è uno, noi siamo tutti interconnessi sempre e comunque. Una sinfonia. Beethoven, Schubert, Dvorak, Williams Vaughan e altri, composta la nona sinfonia, tutti morti. È ovvio che Mahler, sapendo di questa cosa, no? Qualcuno l'ha fatto, ma prima di questo Mahler ha scritto la nona e attaccata la decima, così li frego. Non ha finito la decima, è morto. Bruckner sapeva di tutta questa faccenda? Allora la prima la chiamo la zero, la seconda la chiamo 00, la terza la chiamo la prima e via dicendo, arrivo fino alla settima. Che è successo alla settima? È morto pure lui, ovviamente, perché il destino non sta a guardare questi piccoli accorgimenti. Che puntata è? L'ottava? L'ultima? Oh! Come te, Sibelius compose l'ottava sinfonia, fece cadere la penna d'oca e visse 35 anni in più.
Bene, brava Sibelius. Oh. A questo proposito, trattando di questo tipo di argomenti, tu hai scritto un libro che uscirà a fine settembre, sì. Un romanzo thriller che si avvita su questo tipo di studi che tu hai svolto, che si titolerà Il ricercatore di emozioni. Io vi invito a leggerlo, vi invito ad acquistarlo, Il ricercatore di emozioni. Queste vicende, questi racconti, queste storie, queste ricerche, queste attenzioni particolari di questi lampioni che ci illuminano il percorso dell'esistenza vengono raccolti in una storia di pura finzione, ovviamente. Ma che è magari esplicativa di un modo di stare un po' più attenti al nostro circostante, a ciò che ci accade. A questo proposito, tu lavoravi tanto con i bambini, hai lavorato tanto con i villeggianti, hai fatto tante cose, poi ti sei dedicato a questo e ti sei dedicato con amore e compassione, al punto che ti ha cambiato in parte il tuo senso della vita, Marco. Cioè, a oggi, Marco Cesati Cassin, qual è il tuo senso della vita? Il mio senso della vita, io vorrei risponderti con una storiella che mi ripeto spesso. Avvicinatevi all'orlo del dirupo, ma è pericoloso. Vi ho detto, avvicinatevi all'orlo del dirupo, ma è troppo pericoloso, potremmo cadere. Io vi dico di avvicinarvi all'orlo del dirupo. Ed essi si avvicinarono, e lui li sospinse, ed essi volarono. Questo, secondo me, è il mio senso della vita. Non aver paura, non sempre inchiodarti alle tue paure ancestrali, le tue certezze. Librati, vola, fai esperienza, evolviti. La vita è magia. Questo è il mio senso. Grazie a Marco Cesati Cassin. Grazie, Marco. Grazie. Economia basata sulle risorse. Questa definizione fu coniata nel 1970 dall'ingegnere Jacques Fresco. Egli comprese che la società era in rotta di collisione con la natura e con se stessa, insostenibile a tutti i livelli, e se le cose non fossero cambiate, in un modo o in un altro, avremmo distrutto noi stessi. Tutte queste cose che sta dicendo Jacques potrebbero essere costruite con le conoscenze di oggi oppure sono soltanto supposizioni? No, tutte queste cose possono essere costruite con le conoscenze di oggi. Ci vogliono 10 anni per cambiare la superficie del pianeta. Sta a voi scegliere di ricostruire il pianeta come un secondo giardino dell'Eden, oppure cedere alla stupidità della corsa agli armamenti nucleari, dello sviluppo di armi, al tentativo di risolvere politicamente i problemi votando questo o quel partito. Tutta la politica è corrotta. Fatemelo dire nuovamente. Il comunismo, il socialismo, il fascismo, i democratici, i liberali, non fanno che logorare gli esseri umani. Tutte le organizzazioni che credono in una vita migliore per l'uomo non hanno problemi con gli uomini di colore, i polacchi, gli ebrei, i greci o le donne. Sono problemi dell'uomo. Io non ho paura di nessuno, non lavoro per nessuno, nessuno può distruggermi, non ho capi. Ho paura di vivere in una società come quella in cui vivo oggi. La nostra società non può sopravvivere con tanta incompetenza. Il sistema di libera impresa è stata un'idea magnifica ed è stata l'ultima idea intelligente. Ora dobbiamo cambiare il nostro modo di pensare o moriremo. I film horror del futuro mostreranno il malfunzionamento della nostra società e la politica ne sarà protagonista. Il mondo degli adulti può essere spietato, può essere feroce, può essere terribile, può generare delle giostre di violenza inaudite. Ma quando su questa giostra poi viene fatto salire un bambino, allora ecco che il bambino si ritrova a vivere in uno spazio, diciamo, assurdo, dove è totalmente indifeso, dove la paura, dove il dolore sembrano essere gli unici compagni. Viene fuori questa sensazione dalla lettura di questa biografia, un'autobiografia veramente sconvolgente, da poco è stata pubblicata anche in Italia, I bambini di Dio, è la storia di una bambina nata e cresciuta all'interno di una setta, il cui credo si riassume nella frase, non riportata a caso nella retrocopertina,
sex is divine. Ma che significa essere un bambino di Dio quando il Dio, di cui si è bambini, sembra più spietato e crudele di ogni possibile demone? Ecco, questo è quello che cercheremo ora. Una storia che, ve lo dico finora, avrà probabilmente delle tracce ruvide, dure da mandare giù. Lo chiediamo alla bambina di allora, alla donna di oggi, l'autrice Amorina Winkler. Benvenuta. 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 Allora, innanzitutto cerchiamo di capire dove ci troviamo. Chi sono e in che cosa credono i bambini di Dio, la setta che era nota anche col nome di The Family, la famiglia. Alors, la famille ou les enfants la famiglia Dieu, o i bambini di Dio c'est une secte post-68arde, è una setta post-68ina d'inspiration chrétienne, évangéliste, di ispirazione cristiana evangelica qui s'est formée aux États-Unis, en Californie, creata in California negli Stati Uniti et qui a migré par la suite en Europe et puis après tout autour du che mondo. Si è trasferita in Europa e poi dall'Europa in tutto il mondo. L'insegnamento della setta si fondava su un codice preciso in cui l'amore universale si traduceva in concetti chiave e pratiche quotidiane quali lo sharing, il flirty fishing e il forsake all. Vuole spiegarci che cosa succedeva? D'accord. Alors, le sharing, c'était une pratique lo sharing era una pratica organizzata all'interno della setta qui consistait à donner che consisteva nel dare amore. Notre corps étant le véhicule de cet amour. Il nostro corpo rappresentava il veicolo di questo amore. En transparence, porosité et don con trasparenza, promiscuità e dono totale di se stessi. Le flirty fishing, c'est l'activité donc il flirty fishing invece de prostitution, l'attività di prostituzione, mais enrobée d'un discours religieux. Ma dotata di tutto un discorso religioso. Et le forsake all, c'est l'activité il forsake all è l'attività di donare tutto ciò che si possiede, de soi, quindi liberarsi di se stessi, degli oggetti e anche degli esseri cari. Sì, il problema è che il suo primo violento, assurdo, ma incomprensibile rapporto sessuale, lei lo ebbe all'età di 4 anni. E c'était une norme. Sì. Era una norma questa. Le guru avait fait un livre il guru aveva scritto un libro di pratica sessuale per i piccolissimi, per insegnare ai piccolissimi a farli diventare delle macchine da sesso. Donc, c'est une activité qui est valorisée. Quindi è proprio un'attività che è messa in valore, che è valorizzata all'interno del gruppo. Et qui s'inscrit dans le corps de tous les enfants. E che si inserisce sul corpo di qualsiasi bambino. Alors, c'est la réaction des gens de l'extérieur, comme è la reazione di persone all'esterno come lei oggi che ci dicono che non è normale per un bambino che venga imposto qualche cosa di questo tipo. Et je suis pas à même à l'époque de me io all'epoca non ero in grado di dire che non era una cosa normale. Certo. Lei aveva 4 anni. Sì, esattamente. I suoi primi intensi, forti rapporti sessuali lei li ha avuti con suo padre? Mon premier beau-père. Il mio primo papà, daddy. Che la divideva anche con gli altri papà? Oui, mais comme tous les autres enfants aussi. Ma anche come tutti gli altri bambini, naturalmente. Ma in quei momenti c'era qualcosa che le dava sicurezza o aveva bisogno di qualcosa che le desse sicurezza? C'est bien là toute la question. C'est, bene, è proprio qui la questione fondamentale. Se construire à partir du manque, du vide ou de l'absence. È partendo dalla mancanza, dal vuoto, dall'assenza di sicurezza. De norme, de cadre. Dall'assenza di norme, di un quadro. La sécurité intérieure, je me la pose toujours aujourd'hui. Che ancora oggi mi pongo questo problema della sicurezza, della certezza interna. E tra le tante violenze che ha subito, c'era questo continuo desiderio di infonderle un senso di colpa. Ogni cosa che le accadeva era colpa sua. Se lei veniva punta da un'ape, era colpa sua. Ecco.
Questo le ha creato un handicap psicologico in quegli anni, non so se oggi lo ha superato, ma insomma, senza dubbio sentirsi in colpa per ogni cosa è tremendo. C'est vrai che dans sì. une secte ou dans une religion, in una setta o in una religione, la culpabilité, il senso di colpa e le déni de souffrance, è la negazione della sofferenza. Funziona très bien. Che funzionano molto bene in una setta. Dans la secte, on doit pas souffrir, autrement c'est le diable. Non bisogna soffrire perché la sofferenza è il diavolo. Donc les adultes ne souffrent pas. Quindi gli adulti non soffrono e noi nemmeno, non dobbiamo soffrire. E non c'era nessuno nella setta che diceva che era sbagliato questo. Veniva vissuto con grande serenità. Si jamais des gens doutaient de toute façon. Se mai qualcuno arrivava a dubitare, bene, si lavorava sul corpo di quella persona. Ou alors ils étaient évincés, ils partaient et nous non entendons. Oppure venivano mandati via, loro scappavano, oppure venivano mandati via e noi non ne sentivamo più parlare. Senta, a lei cosa sembrava tutto ciò che viveva? La dicotomia entre les paroles, la dicotomia tra parole, les idéaux, ideali et les faits réels, e i fatti reali. En tant qu'enfant, da bambini, c'est là où je me suis séparée mentalement d'eux, en voyant è quello che que mi ha fatto separare mentalmente da loro. Quello che loro definivano amore non era amore. Lei se ne rendeva conto che c'era, che il mondo di fuori era probabilmente diverso da quello che viveva lei. Je n'avais pas les capacités. Io non avevo la capacità di immaginare un'infanzia normale, come la definisce lei. Più tardi, nel mio processo, tramite il quale mi sono riappropriata di me stessa come adulta, mi sono posta queste domande della vita che avrei potuto avere normalmente. Lei nel libro non risparmia alcun dettaglio, insomma, anche perché ogni dettaglio è essenziale per cercare di comprendere questo crescendo di orrori, di violenze morali, di violenze materiali perpetrate come stile di vita. Sa, ciò che stupisce dalla lettura è che nessun adulto, a partire dai suoi genitori, abbia mai avuto un dubbio. E la figura di sua madre è quella che più mi sconcerta nel libro. Lei come la viveva una madre così come è descritta nel libro? Je n'ai pas d'idée de ce que c'est une mère bienveillante. Non ho effettivamente idea di che cosa voglia dire una madre che si occupa bene in questo senso. On n'a pas le choix, on a les parents qu'on a. Io non ho avuto scelta in questo senso. Sì, non lo metto in dubbio che non abbia avuto scelta. Mi risulta difficile comprendere tutto questo perché è profondamente contro natura. Le chiedo scusa. Le tabù du mauvais parent. Il tabù del cattivo genitore è molto difficile da capire. Ma ça existe. Tuttavia esiste. Certo. Che cos'è che le ha dato la forza per resistere a tutto questo? La force du vivant? La forza del vivere, dell'essere vivente stesso. Lei poi è fuggita da questa setta. L'hanno cercata? Che cosa è successo quando è andata via? La libertà, c'è già un processus mentale. La libertà è un processo mentale, déjà, innanzitutto. Avant de s'échapper physiquement, quindi prima di scappare fisicamente, il faut déjà comprendre, bisogna capire et pouvoir s'échapper e poter fuggire mentalmente. Che differenza ha maturato lei tra una setta e una religione? C'est une question délicate. La domanda è delicata. Et je ne veux froisser personne. E non voglio ferire nessuno. Ci mancherebbe altro. Credo che dopo quello che ha vissuto, ciò che lei dice o che dirà non può essere una ferita per qualcuno, ma può essere una naturale conseguenza. Non credo che nessuno si adombri. Se lei mai potesse avere dei dubbi o voler affermare una rabbia, ci mancherebbe altro. Je pense que le dogme enferme l'esprit. Io credo che il dogma chiuda lo spirito, blocchi lo spirito. Per lei oggi la parola amore che significato ha?
ma io... Quand on parle d'amour en tant qu'idéal, des fois je souris. Quando si parla di amore in quanto ideale, sorrido. Après, c'est comme la spiritualité, les idéaux. È come la spiritualità, come gli ideali. C'est un cheminement personnel. È un cammino, un percorso personale. Il titolo originale della sua autobiografia, che in Italia è stato titolato I bambini di Dio, che era il nome della setta, The Family, è Purulence. Cioè purulenza, come se si trattasse di una sorta di pus, di infezione che deve essere espulsa. C'è riuscita? L'extraction physique. L'estrazione fisica del libro. C'est un processus très important pour moi. È un processo molto importante per me. C'est vraiment une opération chirurgicale. È un'operazione chirurgica. De rendre extérieur. Quello di esternare. De mettre à la lumière de la conscience une réalité. Di illuminare con la luce della coscienza una realtà. Et ça permet d'alchimiser, de métaboliser. Che mi permette di metabolizzare. De rendre aussi au monde et à la dimension du collectif. E di dare al mondo quella dimensione collettiva. Quelque chose qui s'est passé dans un petit groupe. Di qualcosa che ha avuto luogo in un piccolissimo gruppo. A oggi qual è il suo senso della vita? A oggi. Ben, déjà se poser la question, c'est Beh, pas mal. Già farsi la domanda non è male. Grazie immensamente ad Amorina Winkler. Grazie, signore. Ostilità. Ostilità? Forte ostilità. Vergogna, vergogna e vergogna. Disprezzo. Queste sono espressioni universali. Le persone manifestano le emozioni allo stesso modo, che siano casalinghe o terroristi. La verità è scritta sul nostro volto. Quanto siamo condizionabili, prevedibili e irrazionali? Quale ruolo giocano le parole in tutto questo? In una delle scorse puntate, un ricercatore del CICAP, Massimo Polidoro, ci ha parlato di quanto la nostra mente sia facilmente manipolabile e di quanto queste tecniche di persuasione siano presenti in ogni settore, come la politica, l'informazione e la pubblicità. Ma come si fa? Quali sono queste tecniche di persuasione? Ce ne darà una dimostrazione un artista della comunicazione, il più importante mentalista italiano, Francesco Tesei. Ciao, buonasera, Paolo. Benvenuto Francesco. Grazie, benvenuto. Per avermi invitato. Allora Francesco, innanzitutto, che cos'è il mentalismo? Il mentalismo esplora le magie della mente. Però, mentre fino agli anni 70 era molto legato al mondo del paranormale, pensa ad esempio a Uri Geller, non so se ti ricordi. Come no, quello che piegava le posate. Che piegava i cucchiaini con la forza del pensiero. Ecco, il mentalismo contemporaneo, che è il mentalismo che interessa a me, che pratico io e che porto a teatro io, si è completamente dissociato e distaccato dalla sfera del paranormale e invece si è legato, avvicinato tantissimo alle tecniche psicologiche e di comunicazione, come ad esempio le tecniche di comunicazione subliminale, la comunicazione non verbale. Ho capito. Facciamo un esempio pratico, quindi. C'è una serie televisiva che si titola Lie to Me, no? Sì. Dove il protagonista riesce a capire da piccoli dettagli di un linguaggio non verbale, esatto, se una persona stia mentendo o meno, ok? Questa capacità, se non sbaglio, rientra nel mentalismo. Sì. Ok? Ecco, come avviene? Guarda, partiamo da un concetto. È impossibile non comunicare. Paul Watzlawick dice questo. È impossibile non comunicare. Cioè, anche se noi stiamo zitti, il nostro corpo comunica, trasmette informazioni a qualcuno che sia in grado di leggerle e decodificarle, naturalmente. Per quanto riguarda le bugie, che è appunto il tema di Lie to Me, addirittura succede che noi possiamo parlare, ma magari le microespressioni del viso o il nostro linguaggio non verbale, il linguaggio del corpo, ci sta contemporaneamente smentendo. C'è un esempio fantastico che io ti ho portato, che potremmo anche guardare, di Bill Clinton, quando dichiarò che non aveva avuto rapporti sessuali con Monica Lewinsky. Prego, prego. Pochissimi secondi. I did not have sexual relations with that woman.
Il fatto è, lui guardava a sinistra e con il dito puntava dall'altra parte. Di solito, se io ti voglio dire una cosa, faccio questo. Paolo, io ho fatto questo ieri sera, cioè punto il dito verso di te e ti guardo. Paul Ekman, che ha studiato il linguaggio non verbale, il linguaggio del corpo e soprattutto le microespressioni, ha notato che quando si verifica questo tipo di asincronia, cioè che io guardo da una parte e il mio dito sta puntando dall'altra, è perché il cervello in realtà è completamente occupato a raccontare molto probabilmente una bugia. Come si riesce, grazie al mentalismo, ad influenzare le scelte degli altri? Se vuoi ti posso fare un esempio. Ben volentieri. Facciamo? Andiamo. Seguimi. Ho bisogno di qualcuno del pubblico. Sì. Perciò vorrei sceglierlo a caso con questo pesce di peluche. Mi aspetti qui? E chi se muove? Due di questi tre sacchetti tra poco saranno inevitabilmente schiacciati, mentre uno, ed uno soltanto, verrà risparmiato e rimarrà intatto. Quale fra questi tre sacchetti sarà quello a rimanere intatto dipende da voi, da uno di voi. Prendetelo. Voilà, ti sei tuffato. Dai, raggiungimi qui sul palco, vieni pure. Facciamogli un applauso. Allora, veloce, veloce. Generalmente, quando uno sta girato, la sposa è girata e getta il bouquet, la donna che lo prende si sposerà. Esatto. Tu hai gettato un pesce, quindi tu aprirai una pescheria. Raggiungimi pure qui, vieni pure a questa parte di qua. Prego, prendi pure il sacchetto che vuoi. Vai, velocemente. Ok, perfetto. Lentamente lo tieni tu così in mano. Poggiaci una mano sotto se vuoi. Stessa cosa, ok? Uno di voi mi aiuterà. Chi prende il pesce questa volta sceglierà un sacchetto per me. Quello che sarà il mio sacchetto, ok? Oddio, forse è corto. Eri tu, dai, eri tu, è finito da te. Vuoi venire, per favore? Vieni, vieni, mi raccogli per il pesce, per favore? Oh. Rimani lì, guarda, fermati lì. Sono rimasti questi due sacchetti. Quale devo prendere io? Questo è il sacchetto per me? Sicura? Grazie, puoi accomodarti al posto? Te lo lancio. Bene. Ok, facciamo così. Se vi ricordate, ho detto due sacchetti saranno inevitabilmente schiacciati mentre uno sarà risparmiato e avete scelto voi. Ti faccio vedere cosa fare. Molto semplice. Vai. Perfetto, appallottalo bene. Ottimo. Credo, Paolo, che siano state scelte... Ti sono sembrati libero o ti sembra che io abbia influenzato queste scelte? Ma io sto... No. È ovvio, esatto. È no, ma dico no sul serio. No? Dici no sul serio? Sì, sì, no sul serio. No, io no. Ti ringrazio, ti puoi tornare a posto. Oh, auguri per la pescheria. Mi dai una tua mano così? Quale mano vuoi? Quella che vuoi, facciamo così. Ti faccio vedere, per fortuna che non hanno scelto liberamente questo sacchetto, perché qua dentro... Ora, diamogli un po' d'aria, li liberiamo subito. Uff. E voilà. Paolo, quello che ho fatto, ovviamente non posso spiegarlo nei dettagli, ma si è giocato tutto sul mio posizionamento in questo palcoscenico. La prossemica al sacchetto? Bravissimo, la prossemica al sacchetto. Ognuno ha una sua sfera, no? Invadendo la sfera di un'altra persona è come se la si spingesse in un certo senso, la si guidasse. Quindi questo credo che sia un buon esempio proprio di come il nostro linguaggio certo. Non verbale condiziona le scelte. Ok, vieni, vieni. Perché volevo chiederti poi, invece, quali sono le tecniche che vengono utilizzate per manipolare la mente delle persone, ma attraverso la parola? Ti faccio un esempio? Sì. Per esempio di condizionamento mentale. Guarda, sì, Elizabeth Loftus è un'autorità nel campo della psicologia delle testimonianze. Stiamo parlando in ambito... Psicologia delle testimonianze. Esatto, stiamo parlando in ambito giuridico praticamente. Lei si interessa di quelli che vengono chiamati a fare i testimoni per i processi. Ha voluto fare questo esperimento, ha preso un gruppo di persone, lo ha diviso in due metà e poi ha fatto vedere a queste persone lo stesso filmato. Il filmato erano due automobili che avevano un incidente praticamente, si scontravano. Dopodiché ha separato le due metà, alla prima metà ha chiesto
Bene, voi avete visto queste due macchine, avete visto il filmato. Secondo voi, a quale velocità andavano le macchine nel momento in cui si sono scontrate? Poi ha preso l'altra metà e ha chiesto la stessa cosa, ma variando una piccola parola. Ha detto, voi avete visto il filmato, secondo voi a quale velocità andavano le macchine nel momento in cui si sono schiantate? Beh, inutile dire che la seconda metà ha detto una velocità di gran lunga superiore alla prima metà. Alla prima metà, aveva indotto a immaginare una velocità superiore in quanto lo schianto è più violento nella nostra mente rispetto allo scontro. Puoi fare in studio degli esempi tangibili, non solo di parola, di questa pressione mentale, di questa sorta di coercizione mentale? Ci posso provare. Siamo tutti come i cani di Pavlov ora. Esatto, di fronte a te. In un certo senso, vorrei provare con te un esperimento, ti va? Proviamo? Avrei bisogno di un tavolino perché vorrei appoggiare alcuni oggetti. Grazie, grazie mille. Perfetto. Posizionato. Oh, allora, dimmi se sbaglio. Allora, noi ora, questo me l'avevi accennato, noi ora spegneremo tutti i monitor. Esatto. Affinché per voi sia chiaro che non è guidato in nessuna maniera nel fare ciò che farà e... Vi do la mia parola, spero conti ancora qualcosa. Io non sono minimamente d'accordo con lui. Io non so manco che deve fare. Esatto, non ho idea. Per cui ora mi lascerò. Basta che mi rimandi a casa dai ragazzini stasera. Questo, no. Tranquillo. Okay, faccio notare che il lancio del pesce che ho fatto prima era proprio per sottolineare che sceglievo a caso le persone. Certo. Adesso mi piacerebbe giocare con te. Beh, però se non mi tiri il pesce non partecipo. Dai, dai, ci alziamo? Sì. Qua? Ho bisogno di... tu hai un orologio... Perfetto, un orologio e un anello. Riesci a sfilare la fede, Paolo? Vuoi la fede o quello d'argento? Quello che preferisci tu. Scegli tu. Si sfila meglio. Uno vale un poco di più. Come vuoi. Quale vuoi dire? Facciamo questo qui. Ok. Quello d'argento. Questo lo posso rimettere? Sì. Anche orologio, scusami. Ma che è uno scippo? Hai visto? Bastano le parole perché non c'è bisogno di manipolazione. Ma che te lo chiudo? Sì, grazie. Lo appoggiamo qua. Qua? Come terzo oggetto facciamo una banconota. Prima di cominciare, dimmi. Ti voglio dare questa busta. C'è dentro una lettera che dimostrerà se sono effettivamente riuscito a condizionare le tue scelte. Va bene. Ok? Tienila tu se vuoi piegarla, metterla in tasca, okay. Come vuoi tu. Quindi Paolo, io mi sposto e starò voltato così non vedo quello che tu fai, ma ricordati che ho già scritto tutto nella busta, naturalmente. Quindi... Siccome però mi piace essere onesto sulla mia disonestà, voglio essere chiaro, io sto per cercare di condizionare queste tue scelte. E per fare questo vorrei dirti che l'orologio di solito è la prima scelta delle persone che si considerano creative o artistiche. Che si tratti di un pittore, di un poeta, di uno scrittore, statisticamente questo tipo di persone prende come prima scelta l'orologio, per qualche strano motivo. La banconota invece è la prima scelta delle persone, di quella tipologia di persone che si sente in carriera, che dà priorità al proprio lavoro. L'anello invece è per quelle persone che danno priorità alle relazioni interpersonali. Immagino che tu ti riconoscerai un po' in tutte queste tre categorie, però magari ce n'è una in particolare. Io potrei provare ad intuire qual è questa tua priorità e di conseguenza capire statisticamente parlando qual è l'oggetto che preferisci. Ma te lo sto proprio dicendo che sto cercando di fare questa cosa. Siccome è una giocosa sfida tra me e te, tu sei liberissimo di prendere l'oggetto che ti attira di meno, se vuoi. Ok? Solo una cosa vorrei essere assolutamente chiaro e intanto mi volto così non guardo. In tutto quello che stiamo per fare non c'è niente, assolutamente niente di paranormale, come dicevo prima all'inizio con Paolo. Non c'è assolutamente nulla di sovrannaturale, nulla di sinistro in quello che stiamo per fare. D'accordo? Paolo, quando io schiocco le dita con una singola mano, prendi uno di questi tre oggetti e tienilo fermo in questa mano, ok? Vai. Hai un oggetto in mano, Paolo? Sì. Ok, ora io non so qual è l'oggetto che hai scelto, sapevi però che io stavo cercando in qualche modo di condizionare questa tua scelta, ma quello che invece non ti ho detto è che io stavo cercando contemporaneamente di influenzare anche la scelta della tua mano, cioè la mano con la quale tu hai preso questo oggetto. Se ti ricordi poco fa io ho detto non c'è nulla di sinistro in tutto quello che noi stiamo per fare.
Ecco, io credo che tu abbia registrato inconsciamente questa parola e che tu abbia preso questo oggetto proprio con la mano sinistra. Quindi stai tenendo questo oggetto, qualunque sia, con la mano sinistra. Ho ragione? Sì. Fantastico. Paolo, metti l'oggetto, mettitelo nella tua tasca sinistra. Quindi è facile, fai così e te lo metti in tasca. Quello ci arrivo. Ovvio. Fin lì è facile. Sì. Ora ho la mano libera. Hai tutte e due le mani libere adesso? Sì. No? Benissimo. Sono rimasti due oggetti. Sei pronto? Esattamente come prima. Prendine uno. Fatto? Fatto. Ora, io ho detto esattamente come prima. Ancora una volta stavo cercando di condizionare questa tua scelta. Credo che tu abbia preso esattamente come prima questo oggetto, qualunque esso sia, esattamente come prima, cioè ancora una volta con la mano sinistra. È possibile? Sì. Mettilo nell'altra tasca, Paolo. Mettilo nell'altra nella tasca destra. Posso passarlo all'altra mano? Sì, per sì, mettere. Chiaramente, chiaramente. Che se no, mentre tu fai il numero da mentalista, io faccio quello da contorsionista coreano. Ovvio, okay. Ovvio. Bene. È rimasto un solo oggetto. Sì. Prendilo. Ce l'hai? Sì. Ora, la domanda è, avrai ripetuto? In realtà non mi interessa. Guarda, questo oggetto, qualunque esso sia, rimettilo al suo posto. Il che vuol dire, se per caso hai l'orologio in mano, rimettitelo al polso. Se per caso hai l'anello, rimettitelo al dito. Se avevi la mia banconota, intascala per il momento, poi me la ridai magari, eh? Dimmi quando è tornato al suo posto questo oggetto. Fatto. Ok, posso voltarmi, direi. Beh. Quindi hai visto che in tempo reale, mentre io facevo queste cose, cercavo anche di spiegartele in un certo senso, come le parole condizionano il nostro inconscio. Io ti avevo dato una busta. Sì. All'inizio, tira fuori la busta, non gli oggetti, tira solo fuori solamente la busta. Quella è per te, puoi aprirla e vorrei che tu leggessi quello che c'è scritto. Ti fermo ad ogni riga, magari. Caro Gumbara Napote, no. Caro Paolo, se sono riuscito a condizionare le tue scelte, in questo momento l'anello si trova al suo posto. È tornato al suo posto l'anello, fammi vedere. Sì. È tornato qua. Banconota è nella tasca sinistra. Fermiamoci, vediamo nella tasca sinistra che cos'hai. E vai, queste me le riprendo subito. Mazza. Lo so, noi mentalisti. È un periodo gramo per i mentalisti. È dura. Mentre nella tasca destra hai messo l'orologio. Vediamo cosa hai messo nella tasca destra. Tac. Complimenti a Francesco Tesei. Grazie, Paolo. Mentalista al senso della vita. Grazie Francesco. A dopo col senso della vita. Grazie Francesco. Bentornati amici telespettatori all'ultimo frammento dell'ultima puntata del Senso della Vita. Quante cose debbono accadere in quest'ultimo frammento? La prima fra tutte è una penalità che io pago con gioia. Laurenti! No, Moa, venga. L'ultima delle classifiche. Ecco. Buonasera, vi saluto ogni due minuti. Allora, questa è l'ultima delle classifiche, quindi deve essere un fiore, capito? Un gioiello. Pensavo me devo grattare, cioè, l'ultima. Ma di solito si dice sempre. Ma che se che gratta il luogo della classifica? No. Questa è l'ultima delle classifiche, è vero che l'ultima è per chi muore, dico, però questa è l'ultima delle classifiche di questa edizione del Senso della Vita. E la classifica è stata costruita in base ad una domanda: quali sono i tre motivi, i primi tre motivi per essere in classifica? Perché uno vuole essere in una classifica? Quali sono i tre motivi più importanti per essere in classifica? Al terzo posto tra i tre motivi più importanti per essere in classifica, tac. Allora, questo è Kama Sutra. Kama Sutra, questa è una posizione, è un Dogoyo Goyo si chiama, e infatti c'è lei che indica quella lettera, guarda che là, devi puntare là. È la posizione dell'Andokoyo Goyo questa. Sì. Ma in realtà, quindi giusto appunto, cosa sta accadendo? Stanno tentando di uscire fuori da sta situazione, perché si sono incassati, ma sì. Fondamentalmente cosa stanno facendo? Beh, è un'arte, diciamo, amatoria. Quindi perché stanno a pagina 83. Perché la si pratica? Cioè, perché lui sta così?
Beh, perché... Un incidente? Perché sta così, cambierebbero le cose. Molto, 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 molto. Dico, ma che cosa stanno facendo tutti e tre, fondamentalmente? Stanno cercando di fare che? Di fare l'amore. Ma quindi perché? Perché si stanno a divertire, gli piace. E perché? 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 Cosa fa lei quando fa l'amore? Su. Ma innanzitutto lei non la conosco, dico sì, no, dico, ma cosa fa lei quando fa l'amore? Beh, ma mi metto appeso a parte le mille strategie che lei usa, ma perché fa l'amore? Ma perché mi piace, perché noi siamo amore. Sì, ma perché fa l'amore? Beh, lo faccio perché lo sono, essendolo... Ma se... perché lo fa? Perché lei, ad esempio, con quella signora lì fa l'amore? Perché? Perché? Per l'orgasmo? Beh, è una cosa bella, non è una parolaccia. Sì, quindi sì. Per? Perché l'organismo si orgasma e quindi... L'organismo si orgasma, cioè per? Oh. Per raggiungere il piacere. Quindi? Quindi svuotarsi. Per favore. Svuotarsi la mente, non hai capito? Per ritornare al vuoto da cui veniamo. È filosofia. Sì, cioè per, come si suole dire, per... È un fattore di vasi comunicanti, Paolo. Se uno si svuota, un altro si riempie. Bene, ma perché? Cioè, che sto facendo? Sta a fare una cosa da solo. Ma cosa sto facendo? Piace, continua. Basta! Cosa sto facendo in italiano? Che faccio? Ma quello che famo tutti quando siamo soli. Cioè? Bene. Cioè? Cioè? E ci fa... Cioè? Ci facciamo le... È scemo. Oh, me l'hai chiesto te, ma io... Ma che cretino! Ma io non lo volevo dire. Ma sei tu che mi hai chiesto. Ma che è impazzito! Ma non ho capito. Ma lei è pazzo! Ci facciamo le... Ma sei tu che me l'hai chiesto? Ma no, io ho detto io che sto facendo, che faccio... Che sto facendo? Te l'ho detto, te la stai facendo da solo, che te devo dire? Ma adesso... Non importa chi c'è attorno a me. Comunque, mentre faccio che sto facendo? Stai godendo. E quella che cos'è? È una goduria. Sì, ma quella così che è? No, quella così. Quella così che è? Quella che è? Quella così che è? E quella è la mossa del granchio. Ma è diventata la mossa del granchio. Prima era ando coglio. Ma complessivamente che è una? È un arza amatoriando. Un arza amatori. Non si avventuri nelle lingue. È latino, no? Allora. È una? Oh, l'ha detto! È una mossa? Una mossa, che è karate. È una? È una... È una? Una posizione... Oh! Una posizione amorosa. Una posizione... Una? Una posizione... Una. Una. È una. No, è una. È una posizione. Quindi qual è il terzo buon motivo per entrare in una classifica? Per? Per godere della posizione. Bravo, sì! Yes! Esatto! Per godere della posizione. Uno entra e si gode la posizione raggiunta, no? Al secondo posto tra i tre buoni motivi per entrare in una classifica... Questa è per perderla. Ma no! Perderla subito. Cosa avete? Musica! E questa è Sud Tirolo, no? Sud. Beh, ognuno lo specifica perché hanno i calzoni corti e fa freddo al sud. Fa caldo al sud. Fa caldo. Nel Nord Tirolo... questo è... Quindi? Quindi che, oh. L'ha individuato, se è Tirolo. È Tirolo. È Tirolo. E allora, qual è il secondo buon motivo per entrare in classifica? Se è Tirolo. Per... Se è Tirolo. Se è Tirolo. Che c'è in Tirolo? Beh, ci stanno i formaggi. I formaggi. I vini. I vini, sì, ma che c'è in Tirolo? Il Tirolo dov'è? Ma allora... Dov'è il Tirolo? Ma è nel nord italico, no? Nel nord italico. Beh, certo, quindi che c'è là? Ma c'è... Che c'è là? C'è sta... Che c'è là?
Ma che c'è là, i fiumi? I fiumi? Che c'è là, in che senso? Che c'è là? Ma il Tirolo, dove sta il Tirolo? Dove è posizionato? È su una picca, no? Su una picca? No, è una parte nordica. Di che? Ma di che? Di che? Ma che sta a litigare? Di che? Delle? Della catena delle Dolomiti. E allora cosa si fa sulle Dolomiti? Si scia. Che si fa sulle Dolomiti? Ma io ci sono sempre andato per sciare, altre cose non l'ho fatte mai. Cioè non... Cosa fa quando scia? Faccio svs. Sì, ma quando scia cosa fa? Vado verso giù. Bravo, ma per andare verso giù, prima che ha fatto? Ha preso la funivia. Per arrivare su. Deve andare? In Novovia. L'ho preso. Cioè deve andare? Su. Qual è il secondo buon motivo per entrare in classifica? Per musica! Ma è un po' quello che si ricollega alla foto di prima, cioè per fare su e giù? Per fare su e giù? Sì. Cosa si fa in montagna quando si va su? Si aspetta di scendere giù dopo. Ma che sta a dire? Per andare su, che faccio io? Per andare su, dove vado su? Come si chiama su? Su, come si chiama? Sul pizzo da montagna. Sul pizzo da montagna. Sul pizzo da montagna. Sulla cima della montagna. Meglio conosciuta come? È un po' pure. Certo, non è la cima, è la? È la? Il grugrugno. La piccozza. L'apice. Ma... La... Lassù, là in cima, raggiungiamola! La vetta! Qual è il secondo buon motivo per entrare in classifica? Per raggiungere la vetta. Per? Questa ci sta, però. Per arrampicarsi verso la vetta. E quindi? Come si dice? Prima era. Adesso è. Per soffrire. La vetta. Per soffrire la vetta. Per il dolore. Il dolore. Prima era. Adesso, ma prima mi piaceva, mo non mi piace. Certo, lo sto facendo io. Per arrampicarsi. Quindi per? Ma perché? Per oh, salire. Quindi come si sale? Salendo. Se sa come si sale, si sale in diagonale. Si sale con le? Con la pendenza. Con le? Pendente. Un gradino per volta. Cosa c'è un gradino? Sono già sfranto. Ma tu sei sfranto. Io sono sfranto. Ma so io che devo cercare di capire se ma non capisce. Ma non capisce. So io che spiego. Uno scalino per volta sto facendo. Step by step. Non parla in inglese. Mo parla inglese. Ma. Scusa. Step by step. Non ce la faccio. Uno scalino per volta. Se io faccio uno scalino per volta, che sto facendo? Le? Piano piano. Faccio uno scalino alla volta. Che c'è? Che? No, dico. Soffre. No, ti sto dicendo. Se io faccio uno scalino per volta, che sto facendo? Che faccio uno scalino per volta? Sto facendo? Una scalata. Le scalate? Qual è il secondo buon motivo per entrare in classifica? Per fare le scalate e arrivare in cima. Il verbo all'infinito. Scalare le vette, la vetta. Sì! Madonna benedetta, santa, addolorata. Ma dovevi fare? Così è giusto. Perché questa è a scala, scusa, eh. Così invece non è a scala. Cioè, a scala, sali sulla scala. Scalare. Ma perché lei quando sale la scalinata, che so, di San Pietro sale così? No! Che è impazzito! Ma il verbo è scalare, non è piedare, ha capito? Cioè, io vado per immaginazione, Paolo. Appunto, quindi... se ne procuri un po' prima. Al primo posto, tra i tre buoni motivi per entrare in classifica... Mo gli piace, guarda. Non mi piace. Scusa. Non per voltare pagina. No! Rimaniamo qua. Qual è il primo buon motivo per entrare in classifica? Cosa vede? Vedo una monotetta. È una sua, cioè è perché è scoperta. Cioè, con tutto quello che c'è solo la zizza vede lei. No, è perché l'unico particolare è scoperto, no? Quindi Anche la pancia è scoperta, anche le cosce, anche i fianchi, anche le spalle, anche il viso, no, i denti, le labbra. È scoperto. Ho capito, ma lei, bene, lei ha visto la zizza. Sì. Bene.
Perché ha visto la zizza? Perché era l'unica parte del corpo. Perché l'ha vista? Perché ci vedo. Perché l'ha vista? Cioè, perché ci vedo, grazie. Ma perché l'ha vista la zizza? Perché è fuori dal reggiseno. E tutto ciò che è fuori dalle regole piace. Quindi cos'è quella figliola? Come sta? Sta benissimo, Paolo. Cioè... Dico, ma come sta quella figliuola? Sta in déshabillé. In déshabillé? Yes. Al mare. Dicesi? Bikini. Meno uno? Bico. Bico? Bico. Bichino. Oggi vado in spiaggia e mi metto in bico. Nono topless. Il topless. Topless. Qual è il primo buon motivo per entrare in classifica? Per andare al top della... Per scalare il top... Per, cioè... Con calma, dai che la fa, dai che la fa. Spinga, spinga. Per scalare... Per il, per andare per, al top... Per avere... Della, per, no. Per essere al top della classifica. Zitto. Per essere al top. Sì! Il maestro Luca Laurenti! Musica! Ha faticato. Avete notato che in queste puntate del senso della vita non abbiamo mai parlato di politica? Vero. Oh, dice, perché non avete mai parlato di politica? Perché non si può. Siamo in par condicio, non si può parlare di politica. E poi non c'ha senso, no? Ma pure se ne avessimo parlato, come ne avremmo potuto parlare se non come ne parlano tutti? Cioè, col bipolarismo classico, curva nord contro curva sud, praticamente. Uno si alza da una parte, c'è una cosa, quello dall'altra dice, no, non è vero. Poi dice una lui e quell'altra dice, no, non è vero te, colpa tua, Per uscire da questo tunnel della politica, ma magari c'è una terza via, un nuovo modo di... un nuovo modo di interpretarla. Esiste un uomo che magari sgorgando dalle viscere del popolo... e dal suo cuore possa dire qualcosa. Beh, noi del senso della vita questa nuova via proviamo a percorrerla attraverso la voce e la figura di Richard Benson, un uomo, un rocker che ha deciso di scendere in campo e proporsi come futuro presidente del Consiglio. Un visionario da oggi, un profeta, decidete voi. Allora, io sono Richard Benson e mi propongo come nuovo presidente del Consiglio. Avete capito? Bene. Io ho un programma che non fa acqua da nessuna parte, avete capito? Un programma preciso. Primo, riformazione delle scuole. Portare il rock, la musica heavy metal nelle scuole, studiare la chitarra, il basso, la batteria, possibilmente che le scuole siano moderne, futuristiche e che abbiano anche delle sale prove per cui i ragazzi possono divertirsi mentre imparano, non sono preparati ad affrontare la realtà dei fatti di questo sistema moderno. Un altro punto è questo: io darò alla gente un tetto sulla capoccia, prima cosa. Un lavoro, anche se umile, che però lo fa guadagnare. Voi sapete quanti posti di lavoro ci sono in Italia che la gente non vuole fare? Ad esempio, gli infermieri, mancano tantissimi infermieri negli ospedali, a nessuno gli va di fare l'infermiere! Mancano i falegnami,
Mancano gli artigiani come quelli di una volta, dove si trovano dei pezzi storici magari. Mancano soprattutto i pasticceri. Adesso dico l'ultimo punto. Serve più polizia, armate, che hanno una grande istruzione, che sanno come fare, specie in quartieri come a Roma. Cito il Mandrione, Torpagnotta, Borgata Fidene, a Genova, dove una ragazza da sola dopo le 9 di sera non può girare da solo nei vicoli. Poi Napoli, Palermo, la Calabria, tutta l'Italia. Io farò in modo di proteggere la persona più importante, ovvero il cittadino italiano! E adesso dico una cosa, perché necessita pure a me Richard Benson, un ex rocchettaro che si mette in politica, di dire tre o quattro frasi che spero vi rimangano dentro, dentro al cuore, dentro le viscere, dentro al cervello. Basta! 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 Beh, che? Perché lui no? Mi permetto di ringraziare tutti quelli che hanno creduto al senso della vita, a partire dalla struttura tecnica, ai nostri musicisti, al nostro reparto archi, a Stefano Di Battista, quindi Jazz Quintet Charter Vagabondo, ai ragazzi, ai cameraman, agli operatori, tutti quelli che ivi lavorarono, ivi sudarono, a tutti quelli che sono intervenuti, a Mediaset che ce l'ha fatta fare, a noi che l'abbiamo fatta, a quelli che l'hanno vista e a quelli che non l'hanno vista. Ringrazio la SDL, ringrazio quelli che sono venuti a raccontare le loro storie e gli ospiti prestigiosi. Ringrazio gli autori, i redattori, le redattrici, le autrici, gli autotreni. Gli articolati. I disarticolati, il maestro Laurenti, sì, sì, mi ringrazio da solo. Oh. E poi vogliamo chiudere questa edizione del Senso della Vita lasciando l'ultima parola al 95enne Jack Fresco, che sarebbe intervenuto se avesse potuto, purtroppo la sua età glielo ha impedito, ed è il padre fondatore del Venus Project, che abbiamo imparato a conoscere attraverso il film documentario Zeitgeist Moving Forward, che abbiamo mostrato in alcuni frammenti. Vi consiglio di seguire attentamente il suo discorso, nel quale esprime la sua visione delle cose con un profondo senso di libertà. Arrivederci a tutti, magari alla prossima edizione del Senso della Vita. Quando ero giovane a New York
rifiutai di giurare fedeltà alla bandiera. Ovviamente fui mandato nell'ufficio del preside. Lui mi chiese: «Perché non vuoi fare il giuramento di fedeltà? Tutti lo fanno». Io risposi: «Un tempo tutti credevano che la Terra fosse piatta, ma questo non significa che sia vero». Spiegai che l'America doveva tutto ciò che possedeva ad altre culture e ad altre nazioni e che piuttosto avrei reso onore alla Terra e a tutti i suoi abitanti. Inutile dire che non passò molto tempo prima che lasciassi definitivamente la scuola. Allestii un laboratorio nella mia camera e lì iniziai a studiare tutto sulla scienza e sulla natura. Fu così che capii che l'universo è regolato da leggi e che l'essere umano e la società stessa non sono esenti da queste leggi. Poi arrivò la crisi del 1929, che diede inizio a quella che oggi chiamiamo la Grande Depressione. Non riuscivo a capire come milioni di persone potessero ritrovarsi senza lavoro, senza casa, ridotte alla fame, mentre tutte le fabbriche erano sempre lì. Le risorse erano immutate. Fu allora che capii che c'era qualcosa di sbagliato nelle regole del gioco economico. Poco dopo scoppiò la Seconda Guerra Mondiale, che vide diverse nazioni distruggersi sistematicamente a vicenda. Calcolai in seguito che tutte le risorse impiegate e sprecate in quella guerra sarebbero state sufficienti a soddisfare ogni bisogno umano sulla Terra. Da allora ho osservato l'umanità preparare lo scenario della sua stessa estinzione. Ho visto come le risorse, preziose e finite, vengano continuamente sprecate e distrutte in nome del profitto e del libero mercato. Ho visto i valori sociali della società ridursi a mero materialismo e a un consumismo sconsiderato. E ho visto come le potenze monetarie controllino la struttura politica delle cosiddette società libere. Ho 94 anni ora e temo che la mia indole sia la stessa di 75 anni fa. This shit's got to go. Questa merda deve finire.